Sì, eccomi in live. Ciao a tutti e benvenuti in live pure questa sera. Di nuovo qui sul mio canale. Oggi abbiamo dei ricercati da trovare. Speriamo di trovarli. Comunque siamo qui in pattuglia con Emily Wilson. E ora verrà il nostro collega che sta affrettando la città. È andato a fare benzina però. Ok, intanto vado a fare benzina io. Va bene. Io ho ancora degli stipendi da dare a qualcuno. Però a chi? A Sparkles chiedeva. Sì, magari a Sparkles o a Rebecca Maio. Ha sempre gli orari opposti ai miei, C'era oggi Sparkles. pomeriggio. Ma oggi proprio eravamo tutti impegnati anche io ero a fare il testimone. Sì. Devo darlo a Sparco, Jonathan Ronnie Jackson, ecco qua. Ronnie Jackson, mi ricevi Adam 1? Lo riceviamo. Ronnie Jackson dove si trova? È con me, come Albanina. Potresti dirgli che c'è, devo dargli lo stipendio, dare un discorso che ancora non glielo ho dato. Ok. Anch'io voglio lo stipendio. No, tu no, tu hai già ricevuto. Anch'io. No, voi l'avete già ricevuto, io ho gli Ah, stipendi e io ritratti. no. E io Tu, no. Ryu, anche l'hai Abbiamo i ricevuto. soldi. Ah, quello lì non Domani era arriva il per prossimo quello lì. stipendio, domani. Andiamo. Senti come stai filmando. Falcon 1 mi fermo per una pausa sigaretta nella stazione degli fiorini. Di chiedere permesso a loro. Vabbè, tanto ho già finito e riparto. Ronnie Jackson, c'è il mio stipendio? Sì, che non è preso lunedì scorso. È arrivato. Ma quello di settimana quando è? Domani. Ora, ogni lunedì, non ogni venerdì. Sergente? Salve, sergente. un attimo la Ma telefonata. posso rapinarla? No. Così mi... Michael? Adesso l'agente Wayne Sì, Wayne, spiega. senti. Ti ricordi la rapina di qualche giorno fa che hai dovuto dare 70.000 dollari di cazione? Su Sì, non alla ce li ho Blaine io quei County? soldi. Aspetta, ma avevate preso quello con i soldi? Colonia, adesso credo di paga Ronnie. sì. E chi era? No, no, non so, No. credo sia latitante, ma non Ok, chi abbiamo si neanche occupava le degli informazioni. arresti Adesso quella paga volta lì Ronnie. che io sono andato E via? io che cazzo ne so, io ho fatto la contrattazione. Cioè, l'ho Ok. fatta anche bene e poi Vero, non ho devi neanche spendere con nessun Elisa. compenso. Cioè, ho salvato tutti e due gli ostaggi, bisogna infatti prendere Sì, uno e poi ok, non mi va date neanche bene. dei Non c'è quello, soldi. sì. Non ne faccio No. più le contrattazioni, Sì, eh. Per il momento
vinto, ho fatto 4 contrattazioni, tutte 4 abbiamo vinto noi. Va bene, ok. Comunque, però il problema è sempre con... sarà sempre dopo il problema, quando arrivano in centrale. Però il problema è quando arrivano in centrale che spariscono le persone. Non li gestisco io, li gestisci io. Ma io non ci sono mai quando le persone sono in centrale. Va bene, se lo segni è per i prossimi stipendi. Parlerò con il capitano. La saluto che sono... Arrivederci. Ho a che fare con una sceriffa. Sì, ciao. Salve Wilson. Si diverta con la sceriffa. Spariscono dalla live perché non siamo organizzati nel momento in cui... dati, quelli delle multe di... Dal momento in cui viene... Un attimo. Cosa? No. Però ci deve essere un altro agente. 6.000 dollari? Ma chi? Ma chi li ha dati? È una questione un po' più alta, perché gli dovevano essere state fatte delle multe che non sono state fatte. Allora i soldi me li ha dati e ce li si spartisce. Li ho già dati a quasi tutti. E perché ce li hai tu? Qui per quanto riguarda il dipartimento di polizia. E perché ce li hai tu? Li ha dati a me e li spartisco io. E a chi l'hai detto, scusami? Ma l'hai detto, capitano? Sì, già detto. Passami i soldi. È ancora di una settimana fa, non mi ricordo. Non penso, non lo so. Che cazzo ne so io. Ormai c'ho così tanti soldi in banca che manco so quali sono i miei e quali sono del dipartimento. Venga. Ottimo. Lo stipendio è di 8.000. Un attimo. No, ancora che ha detto, Eri. Grazie. No, cazzo, sbagliato. Cadetto? Sì. È un ufficiale? Dov'è cadetto Vince? Salve signori. Non lo so. Ciao Cassandra. Ma le mie impressioni, sono stato sdobbato. Sergente, ma il capitano è tutto ok? Mi hanno detto che... Mi hanno sparato, sì. Okay. Che... Ma come sta all'ospedale? Che fa? Allora, ma com'è l'ospedale, capitano? No, allora, è una domanda. No, no, è... Io lo dico a lui. Ma chi? È il cognato. Che lui, il cognato? Sì. Ma come cognato? Ma si chiama Sparma in petto di cognome? Perché? Che è successo? Comunque, ma che è cognato quando? Come cognato quando? Guarda che io sono anche il testimone di nozze di... Testimone di nozze fino a un certo punto, ma cognato è un'altra cosa, eh. Ho capito. Guarda che io e Michelle ci stavamo per sposare. Tu e Michelle? Siete sposati? No. Allora non sei suo cognato? Madonna, quanto cazzo sei precisa. Sei precisi. Comunque, no, lavorava, prima l'ho visto in centrale, non so se adesso sia andato all'ospedale. Ah, ok. So che gli hanno sparato, ero presente anch'io. Sparato anche a me, ma su giubbotto. Perfetto. Vedi, speravi, che mi sparasse dall'altra parte. Ma tanto tu non muori neanche se ti schiacciano, quindi... Va bene, Vabbè, grazie lo stesso. A posto, ciao. Grazie, arrivederci. Dove sei? Il bagno della centrale. No, non li abbiamo ancora presi alcuni. E ciao, no, ciao Simone. Alcuni non li abbiamo ancora presi, no. Un po' una confusione ultimamente. Tante ricercate, tante cose, tanti arresti importanti. Ok. Arrivo. Vai. Allora, i ricercati sono la nostra priorità. Quindi. Chi sono i ricercati?
Leggi ricercati Dave sono Sims, poi. Sims, Robinson, se non sbaglio si chiama Robinson, Sims, Paul Jackson, Mike Anderson, Gustavo Salamanca. Mike Anderson, ok. Riguardo Isaiah Pater l'hanno preso? No, neanche lui, quindi penso anche lui sia ricercato. Perfetto. Aspetta un attimo. Ah, ok, ecco. Perfetto, signore del coro. Signore? Salve. Tutto ok? Sì, sì, stavo correndo perché stava... Mi pago un cavallini. Stava al congestionario e non lo so, stava mai sparita la macchina. Ah, va bene. Ok, perfetto. Devo fare denuncia di scomparsa o no? Ah, credo di no, perché penso che qualcuno gentiluomo me l'avrà portata al garage. Ok, arrivederci. Perfetto. Poi dai che li hanno fregata, la togliamo un punto droga, poi lui finisce nei guai. Cazzi suoi, esatto, cazzi suoi. Ma no, come sa perché ci sei mai? Vabbè. Piano. Era tantissimo che non prendevo questa macchina, ma le altre sono un po' troppo lente, quindi prendo questa. Ma... No, madonna, questa è la più veloce, strano però. Ha un bel motore questa. Sì, di accelerazione. Ma... Certo che è strano, questa è più veloce di quella nuova. Sì, in effetti è vero. Cioè, è strano che cosa. Molto. Dobbiamo farlo presente. Di chi è sta pattuglia? Ah, vabbè, ci sono degli agenti lì. Andiamo a vedere nel biglietto se ci sono i tipi. Sì. Passiamo anche per l'armeria, non si sa mai. Ma... Perché ci seguono? Ah, fermati adesso all'incrocio, vediamo che vuoi. Che cazzo volete? Cosa volete? Ma l'ho vista correre, la stavo inseguendo. E quindi? Niente. Ah, par piano. Ciao. Ciao ciao. Fanno qui con la macchina distrutta. Se stiamo correndo sono affari nostri. Un po' qui un giro di scopo. Una Mercedes. Vedi l'altro di chi è sta macchina. Sì. Sei 39 POJ. Un attimo. 639 POJ. Non esiste 639 POJ. Fa vedere sul database delle patenti. Non no. Non esiste. Non esiste la nostra macchina, la nostra targa. A me non la segniamo a nessuno. Non esiste. Cioè, è come se non fosse di nessuno. Ah, oh, sali, non esiste.
Non me la segna, non so. No, non esiste questa macchina. No. Non è sulla database, è segnata da nessuna parte. Stranissima come cosa. Dobbiamo vedere in centrale, lì abbiamo sicuramente la fine dell'anagrafe. Sì. Un attimo. 639. Qualcuno in centrale? C'è. Qualcuno in... C'è qualcuno in centrale? Andiamo noi. Falcon 1 decolla, procediamo a controllare i punti d'ordine in città. 10-4. C'è molto movimento. Mi è arrivata una notifica sul cellulare. Ah, io l'ho già aperto. Andiamo a vedere dopo. Passiamo per la centrale. Sergente? Quanto sì. Quanto di un ufficiale? 2? 1? 1, 7000. E 2? 8500. Ah, quindi... Ah, ok. E 3? Non lo so, ancora devono essere fatti per l'ufficiale 3. C'è scritto tutto sul database. Mi serviva adesso perché è una scommessa. Allora, c'è le 3 ancora, però deve essere fatto, quindi ce ne sarebbe un altro stipendio da fare. Aspetta un attimo, devo scrivere una cosa su un messaggio. 2051. Riceve una soffiata e si pre. LOL, si desca a Disney. Sì, riceve una soffiata anonima e prepara la squadra per intervenire sul posto dello scambio. Wilson? Sì? Posso autorizzare solamente per stasera di girare senza targa su Apaleto, solamente su Apaleto? Chi? Posso? Ma in che senso? Chi deve girare senza targa su Apaleto? I tre soprano, perché vogliono fare un giro in montagna e vogliono... Vabbè, se chiedono l'autorizzazione per usare ogni volta che la usano, certo, si può fare una giornata del genere. Per 24 ore? Sì, va bene, per 24 ore possono ben farlo, però devono avvertire, sempre. Ok, 24 ore tutti e tre i soprano, gli do un'autorizzazione per utilizzare il... Sì, ok. Scrivila in permessi speciali. Dove sei? Concessionario. Hai bisogno? Niente, ti cercavano. Arrivo un attimo. Scrivi in permessi speciali che hai il permesso ai XYZ di circolare senza targa nel comune, cioè nell'area di Paleto. Vai centrale, dai. Da per la validità di avessi mutato comunque. Sì, l'ho capito. Comunque io ti consiglio di non... andare forte in città, che già l'hanno inculato gli admin a Icarus, perché è responsabilità sua. Lo so. Andiamo, cerca per registrazione 639 POJ. Non trovato. Ma 639 POJ, giusto? POJ. Sì. Non trovato. Non è di un admin. 639 POJ. Non trovato. Ma è 639 POJ? Valla a rivedere. Devo dire. Sì. Ma sì. Aspetta un attimo. Vediamo 693. Prova a vedere. No, non trovato. Che cazzo?
strana qualcosa. C'è scritto cosa, vediamo. 20:54. Ma che cazzo è mai? È in sta roba qui, nel senso di che continua, no? Sente uno dei suoi fare la sua fietta alla polizia, avvisa il boss che lo scambio è compromesso. Niente. QJ! Q! Ma sì! Ma porca... Allora mi sa che è di Sevilla Pata, aspetta. BQJ, vediamo. Ma che cazzo! Hunter Paxton, Hunter Paxton! È ricercato, sai. No, non è ricercato, Hunter Paxton. Ah. È uno di quelli che... Ma che... Ma... Allora... Di quelli che finito in... In terza persona, da qui, vedi una Q o una O? Dai. Serio, guarda. Sembra una O. È una O, ma sta tanto una O. Cioè, c'è la barretta minuscola che fa una... Ma chi l'ha vista la barretta? Oh, mamma mia. La cambio occhiali. Si è rotto il cazzo della stessa storia dell'ora. Allora, molto ovviamente Dave Sims abita qui insieme a... a Tizio e Caio. Sì, abbiamo tutti qua a sinistra. In questa virgola a sinistra. Andiamo a rompere un po' i coglioni. Vediamo. Vai. Se ci sono. E vediamo se ci sono. Non ci sono. Vediamo dentro, andiamo. C'è una zona che non controlliamo mai qual è? Qual è? Che possono fare gli scambi. Il laghetto dove ho comprato io gas. Allora che è? Questo qua. Questo qua giù? Ah, vediamo perché. Vediamo. Qua non troviamo, cioè non patrogliamo mai. Ma c'è lo stream la prima. Questa zona che proprio non le tocca. Aspetta un attimo. Uno, allora, una cosa, una volta che prendete quelli condannati al processo, cosa succede all'RPG? Ma quelli condannati al processo con l'ergastolo, in pratica li prendiamo, li arrestiamo, li portiamo al carcere e lì si wipano perché è ergastolo, quindi carcere a vita. E invece quelli che magari non hanno, non devono essere incarcerati e ergastolati, no, invece lì... Quelli invece no, li diamo solamente... Partiamo in centrale e vediamo cosa devono fare. Dov'è che era il posto? Cioè, ma non... Cioè, non ti dico che c'è qualcosa, non c'è nulla, secondo me, però... Magari c'è un caso degli adricchi, non è mica ghetto quello. Lo so, ma... Lì si possono fare degli scambi assurdi, ci stanno dei vicoletti, tipo tra i gas. Io abito qua, tipo... Guarda il figato. Questo è un bellissimo posto. Questo è un bel posto da abitare. Io c'ho la casa qui, vai avanti. Destra. A destra. Ok. Vai. Questa qua su a sinistra. Questa qui? Qua grigio, sì. Era di... Qual è bella?
Era di coso, mi sa, di Michelle, questa casa qua, non so di chi era. Ah. Era di qualcuno, un ex personaggio, che mi sa che sono già stato qua a casa di qualcuno, mi sa qui. No, carina, carina. Vabbè, pure dietro c'è tipo spazio. Io, quanto l'ha pagata? 45.000, incluso dei tassi. No, mica male. Una merda, no. Cioè, l'ha comprata da chi l'ha comprata? Da Dream House o da Ria. Ah, una delle nuove agenzie. Sì, quella nuova. No, io... ieri no. Ma invece la casa me l'hanno regalata. Ah. Una casa da 100.000 dollari me l'hanno regalata. Quando te la facevi col criminale? No. Ma che criminale? Alla fine, vedi, non hai visto che è stato scarcerato alla fine? Ma chi? Cioè, non mi ricordo il nome. Mike Triviani. Ok. Ah, è vero che è stato permalettato. So, sì, è permalettato. Non l'ha ucciso la gang. Sì, ma l'ha chiesto lui di farsi uccidere dalla gang. Un attimo che ho visto delle moto laggiù in fondo. Cazzo, non si può scendere da qua. No. Ho visto delle biciclette andare in un posto assurdo. Ma scendi di qua. Guarda, prima della ringhiera. Dove? Power game. Dove, qui? No, vabbè, no, lascia perdere. Lì dove sei andato a destra, no? Prima della ringhiera. Scendi a destra. Qui giù? Qua. No, non diretto qua. Vedi là dove c'è la ringhiera. No, lì rischi di fare power game. Non è power game. Sni. No. Eh sì, provalo. Se sono in live mi bannano. Lo faccio io, non è che... Secondo me non era power game. No, vedi qua c'è già la gente strana, visto con la bicicletta. Grazie. Guarda lì là le bici. Se è NPC. NPC? Ok. Fammi cosa col telefono. Ferma. Ferma. Sì, sono NPC. Sì, sono NPC. C'è gente strana. Qui c'è il campo. Niente, non c'è niente. Non c'è niente qua. Siamo lontanissimi. No, pensavo ci fosse il campo da golf. Dice, ma no, c'è la diga. Ma ho sbagliato, è dall'altra parte che c'è il campo da golf. Ah, vai. Comunque Vinewood la sottovalutano un po'. Secondo me Vinewood è la zona migliore di questa isola. Guarda qua a destra le robe. Eh? Secondo me la sottovalutano Vinewood. Guarda. Ma chi? In generale tutti i player. Sì, è bello come posto. Sinceramente sì, è vero, è bello. Io qua che wipe fa avevo il negozio qua. Qui sulla destra. Sì, c'era il business in questo negozio qui a destra. Ah. E era mio. Figato. Web 6.0. Io sono entrato al 7. O a fine 6.0, non male. No, non so, hai visto la scena del web, quella con le scimmie che sparavano dagli elicotteri? Sì, sì. Quelli che poi dopo... A fine web 6.0, sì. Sì, quello lì era 6.0. Sì, forse qualche... No, era il 7 quello, no, è vero. Il Wipe 6.0 è stato chat console, ora Wipe, quindi uscite tutti dal server. Ah, allora no. Il Wipe 6.0 è stato bruttissimo, vedi in console scritto, console 2 punti, JV tra 5 minuti con Wipe. Io, vabbè, niente. Ah, presa io. Dipartimento di polizia da Santa spara cosa gente Wilson mi dica. Claro, perché c'è stato un elicottero con due eliche che aveva il coso per prendersi le macchine. Eh? E si è tirata via la moto, si è tirata. Era una vecchia. Ma se l'è portata, non so se l'è portata e l'ha vista più. Ecco, c'è una persona sulla moto. E c'è anche una pattuglia qua. Sì, venite qua al centrale. Oh madonna. Non è una moto, è un elicottero. Un elicottero gigante con due eliche che ha caricato una moto con... Sì, si è portata via la mia moto. Ah, ma chi guidava l'elicottero? È una vec.
vecchia, era una vecchia. Una vecchia che dava l'elicottero. Sembrava una vecchia, io già penso di sapere chi è. Ma chi è? È che quella cofana solo la sua era. Posizione da me. Cazzo, chi era? Però quello vola. È Franceschina. Sicuro è lei, guarda. Perché quella cofana solo lei, io l'ho vista fino adesso. Centrale. Venite. Ci veniamo a gara centrale, ok. Era la Ninja H2, appena comprata, se l'è portata via. Ma... adesso segnalo l'unità a sta cosa qua, ok? Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Qui Wilson, mi ricevete? Falcon 1? Sì, no, ok. Sì, ci vediamo. Falcon 1, ci dovrebbe essere un... c'è in giro un cargo bob che carica le... ha caricato una moto, rubato una moto a una persona al garage centrale. Un cargo bob che ha rubato una moto col magnete a garage centrale. Sorvolate per favore la città e vedete se vedete questo cargo bob. Grazie. Hai detto cargo che ruba le auto e le moto. Esatto. Esatto, cargo bob che ruba una moto. Ne ha appena rubata una al garage centrale alla signorina Shanti Minogue. Lag, ok. Ho qualcuno che ci assomiglia, ma penso che sia lei. Shanti? Era bassissimo, Emily. Dove è andato questo elicottero? Ciao, Derek. Dove è andato ora questo elicottero? Come faccio? C'è questa vecchia che si è presa la mia cosa con l'elicottero. Senti, ti sono qui, puoi mettere la chiamata per favore? È andato verso di noi, verso nord. Signorina, chiuda per favore il telefono. Aspetta, grazie. Che devo chiudere, aspetta che mi sta parlando la polizia. Ciao, Susa. Senti, okay. Dove è andato questo elicottero? Ma non lo so, è andato verso di là, è un Chinook. Verso di là? Chinook. No, è un cargo bob, se dici che aveva una roba sì, sotto. Sì, no, c'ha due cosi. Sì, è un cargo bob. Il cargo bob è diretto direzione nord, Vinewood. Ultimo avvistamento. Non hai parlato via radio? Sì, addirittura ha sbattuto contro il palazzo, là. Ha sbattuto pure contro il palazzo. Oltre alla vecchia, chi altro c'era dentro l'elicottero? Solo sta vecchia. Ok. Pareva solo ci la vecchia. Dare, ci può dare un'identificazione della vecchia. Sta vecchia. Allora, per quello che ho visto io, sicuramente non è la vecchia. Perché la chiamo la vecchia? Allora, c'era questa qua, praticamente c'ha una specie di tenda. Cioè, lei ha tolto la tenda dal salone e se l'ha messa addosso. Tutta fiorellata di marrone. E poi c'ha una cofana in testa, si vede. La cofana, ci può dire sa il nome o cognome? Franceschina, il cognome non me lo ricordo. Ok, perfetto. Va bene, cercheremo adesso sto elicottero. Avevo già un elicottero che vola. Non stai parlando via radio? C'è una vecchia. Non stai parlando sulla radio? Cosa? Come no? No. Era un attimo. Vabbè, arrivederci. Abbiamo un elicottero che sto cercando. Ciao. Ciao. Non stai parlando via radio? Lo so, mi sarà bloccato di tasto. Aspetta. Vabbè, diglielo te. Qui Wilson, elicottero diretto verso nord. A bordo c'era una signora anziana chiamata Franceschina, secondo la vittima del furto, ecco. Diciamo che ha una... Non è il caso di chiamare tramite un annuncio del dipartimento la signora Franceschina al dipartimento? Ma non sappiamo il cognome, sinceramente. Beh, non siamo sicuri che sia lei, finché non abbiamo neanche un nome e cognome valido. Contattiamo per sapere come sia... ma il problema è che non sape come contattarla, dato che non ho un suo vero codice fiscale o numero di registrazione, ma solamente un nome e non so neanche se è vero. Pronto, sì, Shanti? Emily, dimmi. Guarda che la moto non se l'è portata, è stato tu se l'è, cioè, l'ha presa e me l'ha spostata gentilmente. Ma dov'è che è? La moto è qua, sì, vicino a me, al centrale. Ma in che senso? Adesso la moto non, cioè, se allora, l'è porta via. Lui, allora, questa qua, praticamente è scesa per riuscire a prendermi la moto a me. Ma non l'ha presa? Non l'ha presa, io ero convinta l'avesse presa, invece Totò l'ha presa e l'ha spostata prima. Ce l'ha fatta lui, capito? Gliel'ha tolta.
Ok, allora, va bene. Però c'è sta elicottero che ancora sta girando. Vabbè, adesso lo... se lo vedi se l'elicottero dicelo. Ok, dici chiama i servizi di polizia se vedi l'elicottero girare. È il vostro quell'elicottero che no, è non è nostro. Lo quale? C'è l'elicottero forse della polizia? Sì, sì, è nostro, della polizia. Ok, quello. Va bene, va bene. Ciao. Grazie Emily, ciao ciao. Ok, andiamo a controllare l'ospedale se magari hanno il documento. Vediamo se hanno qualche documento. Salve. Ma è lei? Salve dottore. Ma che voce ha fatto prima? Mi scusi, volevo chiederti un'informazione. Sì, mi dica. Per caso, ha per caso dei documenti di una certa signora Franceschina? Documenti? Cioè lei ha per caso mai avuto a che fare, a lavorare, qualcuno ha mai rianimato, mai toccato una signora di nome Franceschina? Controllo un attimo nel database. Perché la stiamo grazie. Cercando. Grazie mille. Una sciarpa in testa, quel che ci hanno detto. Esatto, una paio di sciarpa in testa, rossa. Un po' anziana, queste con dei fiori un po' marroni. Così, sì, penso di aver capito, però non vabbè. Devo perché cerchiamo maggiori dettagli sul suo nome e cognome. Sì, datemi un istante. Ma ne assicura quella la vittima? Che è lei? La sergente. Lei ha detto che sono praticamente sicura che sia lei. Ok. No, niente, agenti, okay. Purtroppo. Perfetto. Non è mai passato in ospedale. Mai passato in ospedale. Va bene. Arrivederci, grazie comunque. Grazie mille comunque. Buon lavoro. Grazie altrettanto. Andiamo in centrale. In ospedale non hanno sto nome, nessuno ha mai toccato sta certa persona, quindi non abbiamo né un nome né un cognome, diciamo che sia corretto, e nessun dato sulla persona. Falcon One, voi siete ancora in volo? Mi serve un porto d'armi, un signore, andiamo. Signor, prima di parlare, vabbè. Okay. Ma fai il porto d'armi intanto per la macchina. Sì. Sergente, sì? Ha bisogno di lei, questo signore, deve mi fare dica? Il salone. Ovviamente, adesso sì. Non posso. Adesso no? Adesso no, mi dispiace, è un po' tardi anche, cioè, sinceramente... sto facendo bandi ogni giorno, sono esausta. Allora domani? Domani, magari, sì. Verso che ora? Domani verso le 8:30, 9, magari domani sì. Va bene. Domani magari lo faccio bene, ok? Va bene. Da posto, salve. Grazie. Magari mi scrive via mail. Ok, ok. Salve. Arrivederci. Vabbè, andiamo, c'è già un ufficiale dentro nella gente. Sì. Oddio, ho sbattuto. Oh, sbattuto contro l'asta. Che puttana, mi sei rotto il timpano. Sono abituato ancora ad avere l'asta qua. Non c'è nessuno di palette aperte. Allora, tequila alle 21 c'era una festa. Che ore sono? Le 21:12. Quindi a vedere magari possiamo trovare qualche ricerca. Magari troviamo qualche ricercato. Salve Emily, dipartimento di polizia della Santa Spargas, gente Wilson, mi dica.
Ciao, senti una cosa, guarda, è successa una cosa strana. Sì? C'è scritto concessionario di paletto aperto, però non l'abbiamo chiuso e i miei dipendenti mi hanno detto che loro non l'hanno fatto. Hai fatto l'annuncio con... che dice che in realtà è chiusa. Sì, però ora è uscito l'annuncio che era aperto. Vabbè, faccio un annuncio di polizia dicendo di non andare a tenere conto, è l'annuncio? Sì, ma potete dare un controllo nel frattempo. Sì, ok, cioè, adesso c'è qualche pattuglia lì vicino. Ok, faccio l'annuncio intanto a posto, ok. Ciao. Poi l'annuncio che ho scritto che c'è di non tener conto gli annunci del concessionario di Paletto, che in realtà è chiuso. Ok. Ok. E qui Wilson a sceriffi, c'è polizia, c'è una pattuglia vicino a Paletto? Affermativo, sì. Ok, diciamo che hai dato un annuncio falso, mi è stato segnalato dai Soprano che hanno mandato un annuncio falso riguardo l'apertura del concessionario di Paletto. Vuoi andare a controllare se c'è qualcuno che magari si finge dipendente? Grazie. Ora procedo pure col fare un annuncio che contraddice questi annunci del concessionario aperto. No, no, aspetti, dipartimento se non avete preso il porto d'armi. Cosa? Di mandare l'annuncio, aspetti. Vabbè, tanto è inutile. Tanto la persona sta. Tanto c'è Foster che è lì, no? Già. Non sento niente. Ha detto di aspettare prima di fare l'annuncio. Mia. Io metterò l'auto davanti al tequila, non qua. Sì, infatti, noi le mettiamo davanti. Facciamo spostare gli altri. Sì. Meglio. Scusate. No, la spostiamo pure noi dietro, però vai a spostarla. Chi è questa di quest'auto? Chi è il proprietario di quest'auto? Mia, cosa ho fatto? Ed è il signore di soprano. Spostarla dietro, per favore. Sì, stavamo parlando appunto, visto che della Keppali, stavo mostrando una cosa. Ah, perfetto. Grazie mille. Agente, sta parlando con me, io sono il titolare. Ha la mia autorizzazione a parcheggiare qui davanti. Ma non la nostra. Comunque sponsor della serata. Dili, non la nostra. Ok, ma non è non l'autorizzazione nostra. Questo è di via dell'esotto. Posso partire? Cosa, Foster? Posso fare immersione, il parcheggio. E c'è qualcuno? Mi tengo aggiornato. Dici 4. No, no, la metto qua nel tachimetro. Fabrizio, ti sposti un attimo che la metto col parcheggio. Ehi, sei a posto? Di me. Sì, sì. Che c'è casino là. Fabrizio? È una serata che sta cominciando veramente male. Mi metti un dollaro, hai un dollaro in tasca forse nel tachimetro, poi te lo ritorno. Ma come è tachimetro? Io non lo vedo tachimetro. C'è il tachimetro. Ma io non lo vedo tachimetro. Senti che c'è il tachimetro. Ah, metto io, te lo provo. Il tachimetro è il suo paletto. Madonna, quanta ignoranza. Il tachimetro è quello della velocità. Dani, infatti. Dimmi. Il parking. Sta andando il suo paletto. No, c'è la piadina. Piadina? Per un'ora sono. Comunque, qua va bene. È lì che non va bene. Mi ha detto che non lo sa, c'è giorno, ha detto. Parla, gente. Sergente Foster? Si può parcheggiare qua, scusate. Ho fatto il controllo del locale, sembra tutto pulito. Va bene, procediamo con fare l'annuncio che contraddice quelli, allora. Sì, ci ha fatto, già ci ha parlato io, proprietario. Ma intiamo da lì, che c'è? Vabbè, spostiamo l'auto sul retro noi, così facciamo buon esempio alle persone. Ciao, buon esempio. Questo, non è davanti l'entrata, ma è qua. Lo so, ma capisci che questo non sarebbe cioè, neanche zona di vita perché... Non a lei. Sì, questa. Dentro. Sì.
un sonda. Dite giù da cofa. Anthony. Testa come una mosca. Emily. Tutto a posto? Senti, quando è che riaprite il concessionario di Paletto? Domani? No, il concessionario Palette è aperto. Tarda. Teoricamente è aperto perché c'è Eddie. Però Eddie ha chiuso perché sta andando alla festa. Ok, però ma l'annuncio... Ok, quindi io cosa scrivo nell'annuncio? Devo tenere conto che il concessionario Palette aprirà quando? In tarda serata. In tarda serata. Ok, va bene. Scrivo così. Quindi annunciamo ai cittadini che gli annunci di apertura del concessionario Palette sono finti e non devono essere tenuti conto. Il concessionario aprirà questa sera in tarda serata. Perfetto. A posto, scrivo così. Ciao. Grazie mille. Sì, la ricevo, sergente Foster, mi dica. Sto io. Sì. Sono arrivato al concessionario, purtroppo mi ha dato un concetto. Mi sembrava che c'era visto lui era più locale. Che cazzo è successo? Dade. Chi è stato a fare quell'annuncio? Qui ad Astre, lei chi è? Un po' di attenzione, per favore. Ok. Foster, contatto io, Anthony Soprano, chiedo informazioni. No, che c'è? Sergente Waves, ho bisogno del suo supporto. Mi dica. Mi dica, Vincent, mi dica pure. Ho bisogno del sergente Waves immediatamente per... Waves è un ufficiale. Ok, ho bisogno di Waves per come supporto e... Vi avviseremo sui nostri spostamenti in caso abbiamo bisogno. E riguardo? Riguardo un'indagine. Come un'indagine? Lei non è un detective? No, riguarda... Non posso fornire altre informazioni, sergente, mi scusi. Ma lei, scusi, è solo un cadetto e fa ste cose, non capisco. Quando possiamo parlare da solo, mi spiegherò. Vabbè, dopo. Ok. Sono fuori da noi. Dimmi. Ho parlato con Anthony Soprano, mi ha detto di mandare un annuncio. Ok. Suo paletto, tu sei suo paletto? Sì. Ok, ma non c'è nessuno? Sì, c'è uno di Soprano che l'ha aperto. Ah, ma a me mi ha detto Anthony Soprano invece di fare un annuncio di dire che il concessionario invece è chiuso. Vabbè, tu sei sul posto, chiedi cosa fare. Sergente? Sì? Ho visto un elicottero che si dirigeva verso quella parte. Non dove? So se fosse della polizia, può chiedere nel radio. Dov'è? Verso quella parte, verso est. Salve agenti. Salve, buonasera. No, ma spesso salve, qualche polizia locale quella. Che fa qualche giro. Ah, sì, spesso qualche polizia locale che fa qualche giro così in zona. Capito. L'elicottero che cerchiamo noi è un elicottero doppia elica, quelli grossi, doppia grossi tipo militare. Okay, perfetto. Come? Niente. Salve, agente Wilson. Salve. Mm-hmm. Salve, salve. Sergente, buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao, come stai? Parrado. Ehi. Fatti salutare, amico mio. Ciao, John. Tutto bene? Tutto a posto. Tu? A posto. Sì, non c'è male, andiamo avanti. Bene. Prendo un attimo la macchina. Visto qua, avete rinnovato un po' il pacchetto. Sì. Cosa che fai? Prendo un attimo la macchina. Vabbè, andiamo via qua. No, via, no? Un bot, ok. Qui l'agente Vincent richiede autorizzazione per prendere l'undercover parcheggiata qui davanti. C'era solo? Sì, mi sta raggiungendo Waves. Se c'è Waves con te allora va bene. Grazie mille. Dove andiamo? Andiamo a vedere sto yellow jack aperto. Magari l'elicottero può passare lì. Okay. Ecco, io abito qui sulla sinistra invece. Ah, qui? Sì, guarda, vai, passa qui su vai, piede sulla sinistra. All'attico. Contro mano. È proprio una palazzina. Tipo l'ultimo bel palazzo, sì. Bello.
100.000 dollari. Sì, me l'hanno regalata. Andiamo prima a fare benzina. A tutte le unità, Madonna, che scherzo. Ducazio. Sto dicendo per parlare con un informatore, credo. Sto dirigendo agli uffici della DEA. Se non sentite un contatto radio entro 10 minuti. Con l'ufficio della DEA intende l'ufficio dell'FBI? No, gli uffici dell'FBI si trovano precisamente al centro città. Intendo quelli ad est. Quelli, ah, capito, sì, sì. Capito, capito. Sentire entro 10 minuti mandate al 403 esattamente? Non ho la mappa dove c'è un garage. Sì, sì, ok, ricevuto, la... ricevuto, a posto. No, no, tenetevi in autostrada. Sì, 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 no, sì, sì, entro quanto minuti interveniamo? Non sono scappato. Entro 10 minuti non vi contatto. Venite fuori. Ok. Sono anche ricevuto. Io, con lui. 10-4. Comunque per chi, per la gente che interessasse, il codice postale è 403. Scendo un attimo. Potete ripetere il luogo che facciamo, facciamo un pattugliamento di... No, 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 non passate, non passate. Ah, ok, 10-4. Nessun agente si avvicini al luogo se non ve lo diciamo. Ricevuto, mi rimango sull'autostrada a fare controlli della velocità. Grazie. Fatto. Aspetta, sto a vedere dov'è la cosa. Trovato. È qua. Guarda. È questo. Sì, sì, ma non devo andare ora. Aspetta che bevo un attimo. Falcon 1 torna in città. 14. Andiamo di nuovo nel ghetto. Faccio un attimo un controllo qua dietro. Sono fermo in centrale. Se avete bisogno sono qui.
14. C'è nessuno, c'è. Entro un attimo in sta casa. Okay, non c'è nessuno. Strano però, forse non sono loggati. Dove andiamo? Andiamo in giro, un po' pattugliamo un po'. Qui ad Andrea tutto bene? Ricevuto, rimaniamo disponibili per emergenza. No, John Rizzo è uno scassamarone in una maniera impressionante. Ma chi è il titolare? Il tequila, sì, vero? Sì. Non mi dici a De Mariani. No, sei De Mariani? 046K. No, no, è AFK lui. AFK finale c'ha lui scritto. Ah no, KJ e Mariani, sì. No, Tiago Alves, che sì. Vabbè, via. Chi se ne frega. Non è pagata malissimo. Volevo vedere... Giorris AFK finale. Che poi... AFK come le lettere della targa, sai? Ah, ok. Poi c'è... Raffaele Mariani che c'ha tipo I-Y-I sì, o Y-I-Y no, Y-I Y-I boh, alcuni ne so a memoria, altri no. Poi il capitano ha GNG. Io ho LTP. Ma te l'ho chiesta una volta sola, Taio. In tutto questo non abbiamo ritrovato quello. Manix. Cosa? In tutto questo non abbiamo ritrovato la vecchia. Sì, infatti, però vabbè, non si può fatta vedere quell'elicottero, magari se n'è andata via. Andiamo a vedere assente. Andiamo allo Yellow Jack che era aperto, scritto. Ah, esatto. No, sinistra. Non c'è nulla. È impossibile, stanno 60 persone. Oh, cazzo sono? Cioè, ma cazzo sono tutte 60 persone, Gemma? Boh. Oltre al tequila, boh. Cioè, tequila, yellow jack, festa tequila, aspettiamo, open bar e musica. Open bar che significa? È un tipo di servizio
che puoi andare a comprare gli alcolici al bar, quanto te ne pare, da quel che so. Cioè, è aperto a tutti il bar. Certo che una vecchia che così all'improvviso inizia a pilotare un cargo, bomba. Non lo vedo tanto. Secondo me è power. Siamo stazionati qui in zona, nascosti. Qui ad Amtre è tutto bene per adesso. Sì, sì, noi comunque rimaniamo qua. Grazie, 10-4. Ed eccomi. Ed eccomi. Mi ero montato un attimo. No, però ci stava oggi Manix. In pratica mi seguivamo, a un certo punto vedi, mi fermo davanti alla Pacific, escono tre uomini armati pesanti. I carro sotto, che cazzo? Vuoto. I carro tipo, ma che cazzo c'è, ma... Ho detto di subito via radio, segnaliamo la presenza di te. Oh, ma che hanno messo un palco, hanno messo, ora? Sì. Vedi se hanno messo il bagno, entra un attimo. Sì, sì, certo. Il bagno l'hanno messo anche. Sì, pure dietro il garage. Ma l'hanno messo da tutte le parti il bagno adesso? Sì. Dov'è che manca, ora, il bagno? Boh, ma mi sa che l'hanno messo qua. Qui hanno messo un altro bancone in più. Sì. E il bagno c'è, cioè, sì, guarda qua. Pum. Sì. C'è lo sgabuzzino e il garage dietro, ok, questa non è una misura. Ho sentito la voce. E c'è il bagno. Agente? Signora sì. Agente? Sì. Sì. Salve. Siccome mi si è rotta la macchina qua fuori, no? Sì. I meccanici hanno un po' di problema a partire da lì che stanno organizzando la festa. Non è che mi potete dare uno strappo in città, oppure... Ha chiamato un taxi? Ah, no, è vero, c'è ragione. Più che altro devo segnalare lo veicolo che sta... I meccanici non possono proprio venire qui. No, al momento no, ma ha detto... ma non è un nostro problema se c'è la festa o meno. No, lo so, vabbè, più che altro volevo segnalare che là c'è sta la macchina mia. Dove? Qual è? Là. Faccio vedere? Sì. Io non la vedo. Laggiù, vedi da dietro la collinetta. Ora la vedo io. Ok. Nuovamente un... di Paleto, ancora una segnalazione fasulla. Mi informo. Ok, grazie. È finto o vero? Ciao Emily. È finto o vero questo? No, è vero, perché mi è arrivato il parente Andy, non mi ha detto che eri in città. Quindi non ti devi preoccupare, ti ringrazio. Va bene, ok. Ciao. Sì, ora lo sto licenziando tra poco. Va bene, ciao Anthony. A dopo, ciao. L'elicottero vi seguiva, Manix. Perché? Perché boh, perché hanno visto che eri te, mi sa, non ho capito bene, mi sembrava sospetto, mi sa forse pensavano magari che ci fosse Salamanca dentro, cose così, e quindi hanno visto su tutto nero, sospetto, correre come da Sandy, e detto procedete a fermarlo, controllare, vedere dove va. Ci siamo avvicinati a voi, avete superato i limiti di velocità, allora abbiamo voluto fermarvi. E a un certo punto siete scappati, avete fatto... E avete fatto sta rapina, no? Però ci sta, cioè come avete fatto, cioè... A un certo punto mi sono preso uno spavento, io e Icarus che eravamo in macchina dietro di voi. Mi ho detto, ma che cazzo, adesso ci sparano? Mi sono cagati addosso, però... Ci siete entrati dentro e poi avete dato parte della rapina. Chiamato il meccanico? Arriva il meccanico? Staccare un meccanico dal... Grazie, perché sennò entra il ciacco. Ti sei fatto male, Domenico? No, assolutamente no. Okay. Si sposta, però è comunque in mezzo a una curva, capisce bene.
L'annuncio è vero, quindi non vi preoccupate, l'annuncio è un vero e era un dipendente che non aveva letto Anthony che era venuto in città e quindi si è preoccupato per questo, quindi non è tutto regolare. A posto, arrivederci. Arrivederci, arrivederci, grazie mille. Opla. Vedi? Basta che chiama un pubblico ufficiale e i meccanici arrivano. Avevo chiamato anch'io, ma non ha risposto. Insistendo si riesce. Ma poi il bello, Manix, è che siete scesi in 3 ed eravate in 7 dentro la cazzo di banca. Torniamo in città. Sono mutato in radio. Impura c'è un posto, ma Nix, che però stiamo cercando di riempire ora. C'è uno che vuole fare il bando e se questo qui è stato positivo non c'è più nessun posto. Però se bisogna vedere, magari non si sa mai, si libera qualcosa. Cosa hai detto in radio? Scusami che stavo parlando alla live. Ah, se fossero ancora YouTube. Ah, no, no. Che bello quando rallentano di colpo. Quanto sono belli. Già. Che c'hanno paura della gang più forte della Los Santos. La gang 4. La gang 4. Vabbè, chi è nato sto meme, la gang 4, noi siamo? Come? E tipo, chi è che era che aspetta, la gang 1, gang 2, la gang 3, chi è che l'aveva detto il meme, no? Era gang 3, chi era? Quelli dell'ospedale. Esatto, noi siamo la gang 4, giusto? Mi sa che è il contrario. Esatto. Mi sa gang 3, gang 4, quelli dell'ospedale. E poi se ne è riuscito uno con la gang 6, non so chi era, non so dove. Boh. Voglio tornare alla parte. A me è deserto, 70 player. Cioè, ma dove cazzo sono 73 play? Andiamo un po' alla vendita. Falcon 1? Avete visto Falcon 1, infatti ho detto io. Ah, ok, ho capito male. Dicevi? Idiota. Avete visto popolazione, no, esseri allora umani vivi in città voi? Esseri umani al tequila. Solo? Sì. Perché io li sto cercando, non li trovo da nessuna parte. Meglio. Con questo cercavamo noi tanto tempo fa. Ti ricordo. Ah sì, no, ma era blu la macchina, cioè. Ma sbaglio o... Aspetta, cosa? Allora avevo ragione. Ma che passo i binari, sta andando. Sta andando a zigzag tutto, guarda. Ma dov'è che è ora? È a destra, andando. Ah sì, lì è. Io ho messo l'audio 3D. Ah, io no. Un casino. No, è un casino, è più comodo. Sì, ma alcune cose non le senti manco se... No, infatti certe volte infatti mi senti più basse le persone che parlano. Col talk VoIP mi sa che è obbligatorio per cosa. Salve. Sì? Tutto bene? Nulla. Tutto bene? Sì, sì.
Devo camminare così da sola. Perché stavo andando a prendere la moto che la devo portare a Sandy alla mia nuova casetta. Va bene, ok. Arrivederci. Buon passaggio. Arrivederci. No, va bene, ok. Arrivederci. Siamo dei tassisti noi per gente, ragazzi. No, non siamo dei tassisti, però si fanno favori alle ragazze. Le ragazze giovani, le signorine. Non è un escort. Magari stai prendendo per una che va a cercare ragazze e tirarle su. Come? Eh? Sta dicendo lei questo? No, ha detto alle giovani ragazze, alle ragazze, diciamo, si fa una, cioè, si dà un passaggio, dai, si fa le gentili persone. Scusami, che gentiluomo sei, cioè, se non lo fai? Gli uomini no, cioè non ho capito. Ma gli uomini no, possono camminare. Lei è femminista, quindi... Io no, non sono femminista, ma ci sono quasi. Cioè, esseri umani solo al tequila, hanno detto. Ma che cazzo sono tutti gli altri? Boh. Far la coca, far la... Non possiamo, no? No. Quindi, o fa qualcosa Falcon One. Falcon One, riuscite a controllare i punti caldi anche? Sì, comunque ci siamo già fatti. Bravo, è ottimo. Eccovi qua sopra di noi. Tutto bene. Ma sei ancora sul posto degli uffici? Oh, guarda questo, guarda questo, guarda questo. Sì? Okay. Nella gara merda. Scusi? Mi scusi? Salve. Se lo sento, ma basti i finestrini. Comunque, un attimo, so chi sta a via veramente radio. Sì, mi dica. Permettete di andare a fare un po' di problemi di vista. Per quanto tempo? Oddio, non so, fino a quando. Un attimo, aspetta, che sto parlando delle persone. Allora, sì, la sento, signore. Allora, ho visto andare un po' di fretta di tutto. Sì, sì, pure io ho visto un po' tutto. Esatto, stai attento, arrivederci. Sì, sì, arrivederci. Comunque la radio non si usa così, Ryu è parecchie volte che la usa come... Sì, lo so, in effetti. No, no, anche sta perché... Sta bene, il apposta. 30 l'ha pagato pure 20, allora, non c'è un problema. No, basta tequila, mi stanno sul cazzo. Sì, guarda. Poi se c'è anche la tipa, la sceriffa, la guarda. Mamma mia, pesante. Ah, Misaki. Misaki, sì, mamma mia. Quando ci si mette è simpatica e tutto, ma quando non ci si mette diventa pesante. Misaki, se guarderai mai sta live, sto pezzo, guarda, sei simpatica e tutto, ma quando ti ci metti, guarda, sei troppo pesante. Scusami, però c'è da dire. Che paraculo. Ma che paraculo cosa? Hai detto sei simpatica. No, è vero, no? C'ho avuto un buon rapporto con lei, io in RP e fuori RP. Però ogni tanto c'ho avuto anche delle discussioni. Guardalo come cerca F5 subito. Cioè. Zitto. Poi sto vedendo Range Rover, tutte minuscole, le lettere iniziali minuscole. Fastidio. Hai risposto? Non ho risposto, no. Centrale, qualcuno, non so chi abbia risposto. Tardo. Mamma mia, mi sta annoia. No, l'unica essere umani sono al tequila, quindi o ci subiamo tutte le persone al tequila
Oppure vado fuori servizio, mi faccio un cazzo. Quanti soldi ha? Oh, parliamo con loro. Andiamo, andiamo, okay, facciamo salve, gente! Salve. Salve, tutto bene? Tutto bene, tutto oh, agente! Stavo vendendo il belaro, se siete interessati ve lo vendo, Che sta vendendo? Salve, salve. Ci sta vendendo? Interessati alla macchina che vendevo? Che macchina? Il belaro, quello là. Poi il Range Rover? Sì, sì, 50.000. 50? Posso provarlo? Sì. Certamente, vada pure. Beh, bello. Arrivederci. Beh, è un bel auto. Arrivederci. Ah, 10.000 km, full optional. Faccio un giro, arrivo subito, Certo, certo, non ci preoccupi. Lei che lavoro altre. Fa? Ma sai che ti dico che lo compro? Ma sai che ti dico che lo compro veramente? 50.000 cazzo non era niente. Aspetta un attimo. Tanto i soldi ce li ho. Poi se spendo qualcosa del dipartimento me ne frega niente. Vino, mm. Ha fatto bene, ha fatto detto. Bene. Sì. Mi scusi? Mi scusi? Ok, va bene. Ciao. Posso chiederle come mai la vuole vendere? Perché ormai devo prendere un'auto meno costosa, diciamo. Cosa? Mi sto licenziando dal concessionario, famiglia. Posso provarla? Anche io sono curioso. Certo, vada, vada. Così vuole venderla, scusi, perché? Per prendere una macchina più piccolina, da prendere tutto bene. Così, sai che non le piace? No, gente, glielo dico proprio in sintesi, ha bisogno di soldi. Esattamente, esattamente. No, diciamo che è una bella macchina. Ho comprato casa. È una bella macchina, ecco. Sì. Lussuosa anche. Qual è la velocità massima aggiunta, diciamo, su... Cioè, che bella. Su carta? 2,70. Ok, ma su carta quanto arriva? 2,70, 300. Non è male. In più se gli fa pure tutto il full kit dovrebbe arrivare ben veloce. Guardi, sta convincendo a comprarla. La compro e non se ne pentirà. Guardi, la compro, guardi. Veramente. Un vero affare. Guardi, se poi l'abbiamo preso in giro e era una schifo, no, poi dopo no, la vengo a cercare. No, guarda pure. No, con Andy Soprano di questi problemi non ce n'è. Perfetto. E il cognome è sempre quello, Il cognome... È una garanzia. Guarda, andiamo in banca che dai soldi. Va bene. 50.000, vale. Non compravo una macchina da tantissimo, quindi posso comprarmela. Posso permettermi. Va benissimo, va bene. Diciamo che io, diciamo che purtroppo ho un po' problema con il mio conto bancario, no? Perché non capisco quanti soldi ho. Perché, diciamo che ho molti soldi nel mio conto, però non sono tutti miei. E quindi, cioè, no, ma penso che 50.000 dollari miei ce li abbia bene io. Sì, sì. Ah. No, perché non so, ecco, la gente esterna non lo sa, però vabbè, niente, comunque fa... No, vabbè, la compro. Ok, ora, per venire qua il suo collega, che si sta divertendo, gliela passo direttamente. Ottimo. Sono contento. Non credo che si falla molto da solo, vero? No, non bene. Andiamo. Pronto? Non la prende. La prendo, certo. La voleva lei? Sì, è venduta. Fagli controllare se l'auto sì, è parcheggiata nella sua casa. No? Sì. Andy, la macchina è dove è posteggiata? I meccanici quali sono? Quelli? I meccanici sono... No, il garage dove l'ha posata qual è? Quello lì? Quello là. Perfetto, dai, allora facciamola questa. Molto bella, avrei comprato anche io se avessi solo. 50.000. È un affarone, eh? Sì, ci sta. Quanto è quanto cosa del listino? È 70. Ah. Quindi, più le tasse. Mi dice il suo... 11,28. Ok. 1,128. Ecco lei. Io lo lascerei anche così, color crema. Ecco qua. Bellissimo. È bello questo colore, okay. È davvero bello. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei.
Grazie, allora, arrivederci. Buon acquisto, buon acquisto. Grazie, gente, ciao, buona, buona serata, buona giornata. Altrettanto. Guido io? No, dai. No, vedo io. Ah, che bella, stiamo fatto la nuova macchina. Se mi, se mi appisono, colpa sua. Chiamo una persona, mia amica, che devo fare vedere la mia nuova macchina. Quindi, sì. Ma quale macchina? Andatevi a depositarli. Vado a parlare con il mio. Vabbè. E il caffè. No, io la vedo sana. Bene, andiamo. Che ha da suonare, oh? Ma quanta fretta. Ottimo acquisto, direi. Io ho una moto per ora e una casa da 45.000. Beh, diciamo che per lo stipendio che prendi, diciamo, beh, sì, è un mese. Il lavoro è quello, Lo fermiamo? Facciamo un traffic stop. Un attimo che lo becco con l'autovelox. Madonna, come ti vedono dello specchietto? Come? Ti vedono dallo specchietto, del mio stronzi. Fu, voilà. Oh. Adesso quello là. Sì. Adesso lo becchiamo mentre esce dal garage. Ah, non, però non lo potevamo vedere prima. Due sono molto, va bene. Ce l'hanno il casco. Sì. Beh, purtroppo c'è questo problema che non vedi bene il casco spesso. Ripetere? Tutto bene. 10-4. Adam 1, ci siete? E Adam 1 di che? Niente, c'è Canal. E Canai? Sì. Sì. Qui Adam 1 può andare fuori servizio per un po' di tempo? C4, volete andare fuori servizio per un po'? Grazie. Rimanete disponibili via radio. Sì, rimaniamo in segreteria. Anzi, vada uno, vada uno. Mario. Giubbotti non si rinnovano più, sono definiti. Ah, porca puttana, ci sono fuori, ma no. Come sono definitivi? Quando? Ha detto il sergente, capo... che vuol dire che sono definitivi? Che non pagano più? Che cosa hai là? E non pagano più? Cioè non lo posso fare io, oppure... Vabbè, non lo so neanche io, sinceramente, se non lo so. Buonasera. Come va? Va bene. Procedo abbastanza bene, tutto tranquillo. Sono felice, sono felice. Okay. Bene. Ma ci sono delle auto in esposizione oltre a quella?
Sì, praticamente venite, vi faccio vedere sul retro. Laura, sti cazzi. Voglio fare una scappata al mojito solo. E allora vuoi al mojito, frate. Sti cazzi. Vabbè, al massimo, tanto domani con Leone ci siamo messi d'accordo che sì, facciamo sì, sì. Ok, perfetto, perfetto. Ma la schiena bloccata ha qualche male, dai. Che la vedo un po'... Sì, sto facendo ancora la riabilitazione dopo essere stato in ospedale. Cosa è successo? Mi sono risvegliato in ospedale sia martedì sera che ieri sera. Brutta storia. Questa è un'altra auto. Da... Cos'è? Una Supra, cos'è? Beh, sì, questa è la mia Supra, la sto vendendo. A quale? Ma... è cabrio? Sì. Ma si può chiudere o è solo aperta sempre? No, non ho fatto rimuovere la cappotta. Ai, no, no. Comunque no, io ho già comprato un'auto, quindi... Ma quanto la vende? Anche se non ho i soldi. $100,000, full kittata, sia a livello di meccanica, di motore, che a livello estetico. Bello. Troppo per il problema. Il problema è trovare il bennis aperto, per cambiare colore, alettone, se ne avete bisogno. Va bene. Bella sta testa. Sì. Ok. Gradite qualcosa da bere? No, grazie. Ok, perfetto. Neanche noi, gente, ma non... qualcosa da portare via, da portare a casa a fine turno? Ma... No. Sinceramente guardi no, veramente. Per ora no. Ma non dobbiamo fare degli ordini noi con il capitano? No, ancora non lo so. Perché siamo proprio vuoti. Ogni capitano, quando lo trovi in servizio? Quando è fortunato. No, diciamo oggi tutto pomeriggio era in servizio. Però la sera, sinceramente, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Quasi mai. Ah, ok. Forse il pomeriggio. Tarda serata, forse c'è. Sì, ok. A posto. Se c'è bisogno, chiamate. Arrivederci. Certo, domani sì, passo e prendo anche qualche drink. Mi trovi dalle 18 in poi. Ah, perfetto, perfetto. Sei dentro. Oh, Danai, comunque il giubbotto a me mi ha detto Alcazan che non si rinnova più. Aveva detto no, ma non ho capito niente, ancora non è chiaro ed ufficiale. Non è stato fatto nessun annuncio ufficiale, nessuno mi ha scritto nulla, quindi ancora si rinnova. Dipartimento di Polizia di Los Santos, mi dica, sono Sergente Wilson. Sì, buonasera Sergente. Guardi, io sono qui in centrale, dovrei rinnovare il porto d'armi. Ok, arrivo. Va bene, grazie. Salve. Porto d'armi. Faccio io? Lo vuoi. Ma che casino ste macchine. Salve gente. Buonasera. Buonasera. A chi serve il porto d'armi? Sì, a me, grazie, ho chiamato proprio ora. Okay, signore, ha bisogno? No, tutto a posto, la ringrazio. Mi può fornire gentilmente i documenti, grazie. Sì, certo. Salve. Salve. Hai bisogno? A lei? Edoardo, sì. Salve. Salve, hai bisogno? Ok, un attimo. Sì, devo registrare la mia pistola. No. Non so dove farlo. Arrivo. Cosa? Non ho ancora un database su cui segnare le pistole. Allora,
che cazzo scrivono i... No, si fa dall'intro la settimana, entro la fine della prossima settimana, quindi... Ah, okay. Appena avremo una data presa per scriverlo, potrete segnare tutto. Va bene, va bene, va bene. A posto. Ha visto l'agente Rio? Deve solo rinnovare. È fuori servizio, quindi sì, lo trovate in giro. Perfetto, sono $200. 200, ok. Dipartimento di polizia del Santo Spalago, sergente Wilson, mi dica. Sì, salve, c'è uno dei ricercati qui al Teghira. Chi? Non sarà manca e non Paul Jackson, non mi ricordo il nome del terzo. Ah, ok, va bene, veniamo a vedere. Grazie mille. Salve. È ufficiale, è urgente, veloce, venga. Metta la fine, veloce, andiamo. Ragazzi, qui filzano tutte le unità. Abbiamo una segnalazione di un possibile ricercato al Teghira là. Esatto. Non è né Paul Jackson, né Salamanca, ma forse è il terzo, mi ha detto che è molto per in te. Ci presentiamo anche noi. E andate a vedere in zona. Vediamo con l'auto civile. Non verrò. Potrebbe essere, non è sicura la persona, ma ha detto che è molto per in te. Al Teghira. Ha detto che molto probabilmente è la terza persona ricercata, non Paul Jackson né Salamanca, ma penso l'altro. Mike, come si chiama? Mike Anderson. Mike Anderson, ecco, prometto. Forse è lui. C'è la foto sul database. Capito. Niente sirene per allarmare, solo lampeggianti. Io sono con l'auto civile, potrei... Attendi che arrivi la volante. Dici 4, li state seguendo? Negativo, mi è arrivato un SMS con questa informazione. Messo downtown, un attimo, sto vediamo un po'. Dici 4, mi è venuto di nuovo. Chi ha telefonato? No, il sergente, hanno chiamato i clienti, però comunque era per avvisarvi che è appena passato qui il signor Jack White Jr. Ah no, ma Jack White Jr. no, è già stato arrestato. Ah, ok. E apparentemente ha detto che sarebbero passati in centrale per fare il porto d'armi. Sì, no, Jack White Jr. White Jr. ecco, è già passato. Già è stato arrestato, ha già fatto la sua pena. Ah, ok. No, vabbè. No, sono solo i tre nomi segnati sugli annunci, signori. Sì, vabbè. Però magari, visto che comunque... Buonasera, Marcello. Tutto bene. Andavano sì. I giri insieme. Bene, sono appena passati due delinquenti. Con due delinquenti. Che è successo? Sono andati in giro. I ricercati sono le uniche persone in cui ci sono le foto sulle annunci, basta. Sì, va bene. Okay. Se avete quelle lì, chiamate, arrivederci. Sì, ciao, buonasera. Bene. Diciamo che pensavano fosse... fosse un ricercato, ma in realtà era solamente John White Jr. E si sono confusi, pensavano fosse anche lui un ricercato, ma alla fine no, era solo... Niente. No, meglio così, ti prendiamo più per culo. Se la città collabora, non... Esatto, meglio che ci abbiano contattati. La prossima volta ho detto assicuratevi che siano uno dei tre delle foto. E basta. Anche perché 50.000 dollari. Però hanno detto che magari avevano. Che non era da solo, pensano. Quindi ha detto che c'era il sospetto che magari fosse con loro. Con lui qualcuno. Ah, e. Vi dico solo, il signor White Jr. ha detto di che voleva andare in centrale per fare il porto d'armi, quindi a breve forse sarà in centrale. Ah, ma è sequestrato? Per 3 giorni. Infatti, lo può fare. Ni. Potrebbe rifare, deve aspettare 3 giorni per quanto. Vabbè, adesso basta la radio. Niente. Aspetta un attimo, mi dà l'urto una cosa. I lampeggianti accesi. Sì, ho già pagato $20.000.
Non ne ho idea. Il Peter ne esce. Adam 3, tutto ok. Adam 3. Tutto bene qui. Ricevuto. Ma se fai decidi di ricevere il tequila? Sì, ma non è più, non c'è più nessuno tequila. Di quelle, di quelli lì. C'è gente, ma non loro. Mi libera, vorrei un'informazione. Sapete per caso se John White Jr. ha pagato $20,000 di multa? No, comunque in tribunale aveva detto che non aveva abbastanza fondi e che quindi avrebbe dato la sua macchina per salvare il debito. Ma quindi se ne occupa lei? Se ne occupa il giudice. Fatto. Ok, a posto, d'accordo. Ah, ok. Perché così basso? Vabbè. La polizia può stare bassa. Ah, non lo sapevo. Sono elicotteri civili che non possono stare alti. Non possono stare bassi. Oh, ma non trovo nessuno dei ricercati, di mio. Qui ad Adam 3 ci stiamo distaccando. Oggi abbiamo fatto un bellissimo bingo. Ovvero? Ovvero che sta arrivando una pioggia di merda tra poco. Pioggia di merda? Cosa? Esatto. E ciò che significa Adam 3? Adam 3 che ci sarà da divertirsi. Cosa ha detto, no? Preparate i cucini. Qui ad Adam 3 affermiamo soltanto che ci sarà molto da scrivere per il giudice. Siate chiari però, per favore. Qui ad Adam 3 ci stiamo soltanto divertendo un po'. Andiamo allo YouTube. Sì. Non c'è radio, andiamo allo YouTube, per favore. No, no, se non c'è bisogno. Ok. Solo se siamo sul posto, c'è qualcosa, diciamo, se siamo lì, se no c'è, non è interesse. Se no si intaserebbe la radio, se tutti ci dissero dove vanno. Dovrebbero mettere comunque la posizione GPS per ogni... volevano farlo, il GPS come item, no? E quando muori o qualcuno te lo toglie, diciamo, quando qualcuno te lo toglie all'inventario, sparisci. Perché non lo fanno? Oppure tipo dall'ultima posizione in quel posto lì, rimane fisso lì. Perché non lo fanno? Perché è difficile da implementare. Non è vero. Beh, dipende. Sull'SX c'è già, ma solvere più... No, no, lo stavamo provando un secondo, ma lo metto. Qui Adam 3, tra poco abbatte Falcon 1. 10-4. Che succede? Visto che avete già un richiamo, per... Ma che succede? L'elicottero era posizionato dove si prendono gli elicotteri. Sì, e basta alzarlo leggermente, non bisogna circolare sopra tutta la città. Non prendiamoci per il culo. Prima lo chiamo, cioè.
Aspetta un attimo, Ma perché tu c'hai l'ASO scritto sul tuo nome qui? Non lo so. Te lo tolgo. Togli. Tu non sei ASO. Sì. Cosa? Dani? Prima c'era Falco. Prima c'era Falco. Falco? Sì. Falco nell'elicottero. Sì, c'era. Ora non più. Ma c'era quel... Cosa stavo controllando i punti? Prima sì, ora no. Chissà se troveremo mai Salamanca con la gente lì. Chissà se troveremo mai Salamanca. Ma non era la rapina, scusa? No. Ah no. La rapina erano altri. Ma... qui del ghetto. Sono stati tre condanne all'ergastolo, vero? Tre condanne all'ergastolo, sì, oggi al tribunale. Ma mancano tutte e tre? Ma tu, sì, allora, ci sono state tre condanne all'ergastolo, ma tutti e tre non si sono presentati e dobbiamo trovarli per poi ricastellarli. No, non sapevo se li avete nel frattempo trovati. No, magari. Quando si faranno vedere quando ci sono pochi agenti. Sì, arrivo. Parli di me, giusto? Sì. Sono in live, devo mutarla? Sì. Sono già in canale con te. Ok, la muto allora. Dimmi pure. Sì, non lo riconosco. Dove? Allora, se la rintracci, mi chiami e veniamo lì tutti. Sì, ok. Fallo se vuoi. Vabbè, ciao. Aggiornaci via radio. Niente, ok. Radio? Check. Questi check radio inutili, però vabbè. I check radio si fanno quando c'è una roba tipo in cui si spara, in cui chi è vivo gli dicono check. Ma io Wilson non vedo check. Per il tocco voi. Perché? Risolve tutti questi problemi. No. No, non me l'ha accusato. In realtà no, non ti risolve niente, non ti risolve. Sì. Non mi ha accusato. Che non ti deve risolvere, scusami? Che non ci sta più cose di questo genere, che la gente prima di parlare pensa. No, guarda che anche con la... col topo voi più in radio puoi parlare. Sì, ma non è roba tipo questa. In realtà sì, potrei farlo, comunque fai così, guarda. Check radio, così, in game solo però. Non ha senso, no? Ma comunque... non del check radio, io dico delle altre cose. Tipo? Aspetta. Tipo parlare come facevamo prima, Snippy, Grib, e gli altri. Ryu, che continua a usare a casa. Guarda, col tempo vuoi, purtroppo non si potrà più stare in radio così e parlare in questo modo. Questo dico. Ma è così più bello, così puoi parlare con te, cioè no, non impazzisci, dove stare sempre in RP. Meglio, full immersion. Full immersion però impazzisci dopo un po'. No. E come fanno quelli dell'altro server che c'è un tocco poi? Rende il server eccellente. Che scherzi.
sì, però ci sarebbero anche altre cose complementari che sono spettacolari, ma un po', cioè non si possono scriptare, a quanto pare non hanno voglia. Cioè, il lato script, io se posso dirlo, il server è molto vecchio. Boh. Da quel che vedo, perché... Le divise che non sono aggiornate, l'hanno aggiornate ma non è quello nuovo nuovo. Cioè, noi non abbiamo per niente scelto le divise. Mi chiamo una persona in RP. Eh? Chiamo una persona in RP. Non ho capito. Niente. Ok. Ecco, un attimo. Lì, dimmi. Pronto, Allison, ciao. Mio tesoro, dimmi tutto. Ho comprato una nuova macchina. Hai comprato una nuova macchina? Sì. Vuoi vederla? Sì, quasi qua. Via il garage centrale. Allora, guarda, sono dispersa in un punto... Non trovo più, cioè, non... Ho aperto gli occhi in un punto disperso. Vuoi che tenga a prendere? Un secondo. No, mi sta arrivando a prendere. Ah, va bene. Mark, dammi un secondo che arriva, okay. E poi arrivo da te io. Va te bene, Bert, okay, parcheggiamo. Ok, ciao. Benissimo. Parcheggiamo, andiamo nella garage, parcheggiamola. Parcheggiamo questa macchina qui. Spawnala tu. Ma c'è aggiornato, spawnala tu. C'è una ragazza, aspetta. L'unità? Sì? Sì. Una pattuglia potrebbe andare al tequila, per favore, ci saranno 20-25 persone. Arrivo immediatamente. Grazie. Posso andare fuori? Sono già gli sceriffi. Fuori servizio. Già gente fuori servizio, cioè, mi dispiace. Foglio. Ci stiamo andando anche noi ora. Aspetta, un attimo, Adabuno, siete in servizio? No, però ha detto di farci trovare le quelli radio, quindi ci siamo. No, comunque ci pensa una pattuglia ad andare. Senti, se vuoi ti faccio rientrare qualcuno della Damuno, che è spesso fuori servizio. No. Ma chi è? Salve. Ma che auto è? È la sua auto. Ma come? È la tua. No, è la sua, guidava lui. La tua. Vabbè, tornate in servizio? No, andiamo al tequila e poi torniamo. Cioè, lui fa una cosa. Devo fare una cosa prima. No, non prendere sto schifo, per favore. Ma è bellissimo. Toglila sta macchina, immediatamente, ma sennò... è bellissimo. Ti castigo. Vedi la 9. Io non vengo più con lei. La Charger 9. Quale prendo? Charger 9. Wilson. Sì, se siete fuori servizio voi, Charger. No, la prima Charger 9. La prima Charger. È Charger e basta. Charger 2009 questa. Ne serve il modello 2009, questo. Invece l'altra è il modello 2016. Sì. Andiamo. Andiamo in giro. Fare benzina, che già non ha benzina. Non mi andare a dire di tirarne un altro po'. Facciamo un po' di giro e poi andiamo a fare benzina. Vabbè. Tutte le unità, una pattuglia al locale, c'è una rissoccorso, per favore. 24, sì. Si avvicina anche Adam 2 per dare supporto a Detective 1. Cioè, non ho capito, loro sono lì e non intervengono? Oh. Cioè, cos'è sta storia? Cioè, scusatemi, fatemi capire. Scusami, Madam 4, ma tu sei al tequila? Negativo. E come fai a sapere queste cose? Informatore.
Oh, interveniamo, Adam 1 e qui siamo anche sotto il tequila. Siamo alla discesa del tequila. Sì, siamo nel tequila anche noi. Vai, vai. Metti, oh, fermo. Fermati. Shot fire a tequila. Un medico. Oh, Daniel, a posto. Che è successo? Prima ha buttato il terreno e poi ha cominciato a sparare e l'ho dovuto atterrare. Tre persone a terra a tequila, chiamo i rinforzi. Oddio, Daniel. Che cazzo è successo? Ma no, più di tre persone a terra. Ettore. Oddio, anche un agente a terra. Fuori uno sweeper, ha iniziato a sparare all'altra persona. Chi, il signore qui? Sì. Lui solo? Muoversi. Gli altri non ho capito come è iniziata la sparatoria. Ok, allontanarsi dalla zona, grazie. Allontanarsi da qui. Mira qui. Ma quello c'è una pistola. È un agente, via da qui. Mira qui. Ce n'è un altro, mi dico. Se non hai il distintivo. Qui Wilson, unità mediche, richiediamo intervento di molteplici ambulanze al tequila là, grazie. Molteplici feriti a terra, un agente a terra, grazie, subito al tequila. Cassandra. Vedi un po' chi sono le persone a terra. Vedi un po' chi sono a terra le persone, per favore. No, Ronny, vai a cercare un po' chi sono le persone a terra, per favore, vedere i documenti di tutti, tutti. Ma dove hanno sparato? Al tequila là, siamo un po' più in sotto. Che botta. Cassandra, mi senti? Sì. Non ti preoccupare. Vediamo i documenti di questo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Siamo nella strada che scende dal tequila, scende verso lì sotto. Al 4 in arrivo con una BMW nera. Sotto copertura. Falcon 1 in volo. Sto tenendo d'occhio l'entrata posteriore del tequila, 10-4 c'è movimento. Interrogativo. Sì, grazie. Che è l'uomo a terra? Ok. Respiro. Sì, procediamo a chiedere i documenti di tutti i corpi a terra. Aspetta, vedo. Ecco l'ambulanza. Ragazzi, c'è un sacco di gente. Qui. È pieno di gente a terra, per favore, veloce. Descrizione dei veicoli. Cazzo! Ah! Madonna. Tutti i documenti e li do in tasca. Ah. Dottore, guardi, pieno di. Cazzo solo. E allora, cerchiamo una pistola in mano, questo, cioè. Aspetta, gliela scaccio via. Abbiamo preso tutti i documenti. Non trovo nessuna targhetta. Eccomi. Quanti sono? Cassandra, vediamo. Stai bene? Questa è targhetta B, un secondo. Allontanatevi. Aspetti, Non ti preoccupi, qua c'è il mio collega che è bravissimo. Perfetto. Allora, attenzione. Signore, No, mi allontano. Wilson, grazie. Abbiamo bisogno di tenere d'occhio i sospettati, non possiamo. Chi sono i sospettati? Chi sono? Tutti per ora hanno sparato, okay, tutti. Ok, perfetto. Tutti sono in arresto. Dottore, sta bene? Cassandra, stai bene? Cassandra, stai bene? Ok, signore? Signore, posso fermarsi per fuori? Tenga le mani dietro la schiena. Tenga le mani dietro la schiena, fuori, signore. Un secondo. Vediamo se trovo una targhetta qui. Perfetto. Agente, passiamo con l'arresto di questo qui. Se il medico riesce a tirarlo su. Il signore qui chi è? Sì, assolutamente. Non ci vediamo che di chi è questa persona qui, un attimo vediamo se trovo i documenti. Scusi che tu se lo cerco i documenti che. Perfetto, ok, ho visto i documenti, ok. Per favore. Signore, si fermi. Si volti. Sì, si volti, signore. Signor Juan Joé Isodoro. Bene, salutare. Porta rispetto, che stai zitto. Puta madre, mettili un sacchetto in testa. Tu fammela vedere. Signore. Anche lei, signore, per favore, si alzi. E si volti, per favore. Sì, certo. Anche lei. Ok. Comunque ho il video della bodycam. Ok, perfetto. Non trovo la targhetta. Sì, che sono andata la targhetta. Portatela in ospedale. Veniamo qua. Sì. Ok. Signore, mi dai un po' di spazio che siete troppo... Sì. Ok, scusate, però è sempre... Oh, non ci facciamo scappare nessuno. Comunque, sergente, venga con me. Sì.
da quello che credo sia successo è alcuni signori hanno iniziato a sparare a questo tizio. Cos'è, come si chiama? Ha tirato fuori lo sweeper e gli ha iniziato a sparare. Ok, perfetto. Io insieme una persona che gestisca 3, l'interno del tequila, per favore. 5. Ok. Signore, mani in alto. Signori, per favore, mani aspetta, in alto. Aspetta, che ti metto un cerottino. Sì, faccia pure lei le sue cure mediche. Intanto devo puntare il taser. Figli di puttana. Ok. Ho fatto, signora. Perfetto, se te sei posso chiedergli di allontanarsi. No, perché tranquilli, sono non sono pericoloso. Non vi preoccupate. Perfetto, collega, le metto pure quel taser. Anche lui in pattuglia, portiamo in centrale. Sì, perfetto, portiamo tutto in centrale. Dietro, dietro, la porta sì, dentro. Un attimo che salgo io davanti, va. Ok, sale. Perfetto, ecco qua, guardi, è aperto ora, venga. No, Che merda, che dolore. Sì, adesso la cintura, per favore. Avrete le cure mediche se siete necessarie. Signori, avete le cinture. Loro, tengo la cintura. Sì, sì. Perfetto, andate. Il sospetto quest'altro. Oh, io no, che salite troppo, siamo pieni qua. No, siamo pieni, andate pure. Prendiamo la pattuglia di sceriffi. Sì, è la mia, aspetta. Ma questo mica è stato processato oggi. Questo, sì. Oggi. Non mi combina. Un po' di tempo fa ormai. Ma quelli sono figli di puttana di sopra, non mica è colpa mia. Hanno mattato una capocciata. Io ho preso col crick. È stata quella brutta persona. Chiuda un po' tutte le porte, ci penso io. Chiuda le porte, ci penso io. Adesso mi dirigo con il testimone. Ecco che ha aperto. Prego. Perfetto. Metta la cintura. Sì, c'è la cintura. Vengo con lei. Sì. Di chi è la Porsche lì? Non lo so, agente, controlli la targa della Porsche. La Porsche è di qualche soprano, sicuro. Ma che cazzo è successo? Senza parole io. Ma io sono senza parole, io sono veramente senza parole. Cioè, ero al tequila tipo 5 minuti fa. Ed era tutto. C'era, che eravamo lì a fare un giro anche noi. Ma la gente c'è. A noi ci hanno ordinato. Dici, guarda, tutte le persone che erano a terra devono venire in ospedale in centrale. Meno male, cazzo. Tutte le persone. Cioè, io ero lì e ho detto, la gente che mi fa. Era lì in corso al tequila. Allora andiamo là. Noi abbiamo iniziato a sentire, a vedere gente che correva con le pistole in mano. Sì, ma hanno sparato a me. Va bene, procedi a prendere la macchina e portarla in centrale con un carattere Z. Non so nemmeno chi ero, ma hanno cominciato a sparare. Rivera, puoi ripetere? Andiamo sul retro. La sequestro, la no, portala in centrale col carattere Z solo. Domanda, avete già un White Junior? Sì, noi. Ok, anche la sua poi è sequestrata. Perfetto. Devo tornare al tequila, mi hanno chiesto sì, sì. Supporto. Allora, lascio la cintura, signore, un attimo. Grazie, solo. Signora. Perfetto. Ecco, scena pure. Prego, mi segua. Sergente, non c'è il meccanico, cosa faccio? È funzionante? Sì. Portala in centrale. 14. No, scherzavo, non è più funzionante. Niente. Sono salito, perfetto, prego dentro anche lei. Oh, ok, chiudi la porta. Perché in pratica si sta il soprano, quello di colore. No, aspetta, sergente, questi... certo, ma tira da testata. Uno con me, per piacere. Fuori uno. Non sto spiegando il fatto. Spiega dopo, fuori. Ho detto uno con me, per piacere. Non lo ripeto una volta. Guarda, Junior, vai tico. Chiudo la porta io, non si preoccupi con lei. Cazzi, c'è qua... Ok. Chiudo la porta a chiave. Ah, possiamo parlare con il microfono. Sprangala quella porta. Sì, guarda, chiudo proprio col codice, perché sennò qui la gente esce. Come le marmotte, scappano anche le sì, sarà coinvolto nella sparatoria. Sì, che di là. C'è ancora l'arma addosso, non ho avuto modo di... Sì, di qua, faccia venire. Ci pensate voi. Questa c'è la tessera magnetica. Ok, poi qua c'è la tessera magnetica. Mi ripeto, è armato. Ok, aspetta che striscio. Armi oppure niente. Perfetto, strisciato. No, aspetta, ma c'è già un altro qua dentro. Ok, chiusa a chiave.
Mettetele in quest'altra. Qua dentro. Qui, 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 guarda qui. Qui dentro. No, qui dentro. Non ho qua, qua. Va bene, e da ora in poi lascio dei colleghi, va bene? Ok, grazie. Non ho qua, prego. Qua dentro, qua dentro. Oh, è chiusa a chiave. Non posso entrare. Chiuso. Vabbè, la tessera magnetica, la strisci e entra. Sì. Perfetto, così capiscono. Sono tutti chiusi. Tutta chiusa a chiave, perfetto, questa chiusa a chiave. Aspettiamo un detective adesso. Sì, detective. Sì, le abbiamo chiuse tutte e tre. Detective, siamo in centrale, quattro. Abbiamo quattro persone in centrale. Io arrivo. Ascoltami, scusatemi. Nel frattempo, uno di voi vorrei che li prendete i documenti. Li perquisiamo? Vediamo cosa allora, i diritti non li sono ancora stati letti, giusto? Cioè, non sono tutti in stato... No. Non si è ancora chiaro in che stato sono. Siccome che qua dentro sta centrale qua, non voglio che ci sia una roba illegale. Vi fate tirare fuori dalle tasche le robe che c'hanno, vedete? Sì, vediamo un po', iniziamo dal primo, pian piano, sì. Ok. Perfetto. Non smutandate. No, vediamo insieme, collega. Sì. Voglio okay, solo apro. Controllare che non abbia niente di legale. Se non sì, niente per terra? Clarola in te. Sì, alza. Sai che questo ti piace pure, quello perquisito. Ma raggiungo contro il muro, per fuori. Quello che mi gusta. Tico non ti gusta. Perquisisco io questo, registrato con la bodycam. Mi sa... Occhio, Allora, perquisisco, signor Isidoro, giusto come si chiama lei. Quello ne tengo due del mazzo. Allora, quanti coltelli c'ha addosso, mamma mia. Vabbè, finché non è un coltello, vero? Ok, queste cose qui... va bene, controllate se c'è il porto d'armi, anzi faccio vedere se c'è il documento. Il documento te l'ho letto, l'hai preso prima. Sì, la carta d'identità l'ho preso prima, adesso però cosa qui. Ascoltami Wilson, okay, poi fai una foto al documento e lo mandi al detective. Sì, sì, ma devo fare adesso, guardi, adesso c'è l'identità in tasca sul documento, un attimo che lo cerco, eccolo qua sul documento. Vado, ecco qui. Mi è arrivato un cazzo del colpo di merda, porca merda. Sì, guarda, le tolgo le manette, le chiedo il dito, vieni più in qua e metti a terra tutte le armi che lei ha addosso. Tutte. Salve. Che ci fa qua? Lei è una gente. Tutte piene, qui no, sono tutte piene. È tutto chiuso, è tutto piano. Sono tutte piene. Bisogno? No. Da chi iniziamo? Dalla 1? Sì, da qui venite. Chiave, qui. Andiamo dalla 1. Vada, richiudo. Okay. Detective, stiamo piano piano controllando i documenti. Avanti, siamo raccogliati. Io le contate tutte le armi che sono. Perfetto, controllo un attimo, un secondo. Dai, non sono una verità. Abbiamo il ragioniere. Voi state fuori servizio. Perfetto, non c'è nulla, a posto. Ho la detective. Le metto le manette, un attimo solo. No, mette, va bene pure così. Detective, vuole che le metta le manette? Successo. Ah, in arresto. Allora. Vuoi che le mette le manette, detective? Non sono in arresto. No, facciamo tutti accertamenti. No, non è in arresto, non li abbiamo. No, facciamo tutti gli accertamenti, poi vediamo. Perfetto. Da adesso è solo un fermo di polizia normale. Claro, detective, ora ti spiego come sono andato. Allora, andiamo al prossimo. Quello, no? Sì, questo qua. Ma lei è un servizio, no? Ah, prendiamo solo, qua c'è qualcuno qua. Claro. Vediamo. Una manetta. Sì. Minimarca. Facciamo così, mi segua. La divisa, no? Non lo ero, però mi hanno chiamato. Sì, spostatevi in ogni stanza voi. Mettete la divisa, poi. No. Allora, si mette la divisa per operare. Sì, adesso vado via. Se vuoi lavorare. Perfetto, marca niente per perquisire questo. Randy, vieni. Perfetto. Sì. Sempre foto... Sì, attimo che prendi anche una foto. Ah, sì, sì, per così scolatiamo cosa c'è addosso, signore. Certo. Allora, coltellini addosso lei. Ah, confesso, non ho il porto d'armi perché lo sto per venire a fare. E però è una vintage pistol. Sì, signore. Non l'aveva equipaggiata. È un'arma illegalmente. Se mi fate finché parlare, lei possiede un'arma, lei non può, è illegale. Se mi fate parlare, forse. E se le faccio parlare, lei non ha porto d'armi e lei ha un'arma addosso. Certo, questo è l'importante. Spiego. Non mi interessa se la usa o meno. Vabbè, ma non mi fate nemmeno parlare. Ma che cazzo, se lei c'è un'arma, io o la tengo a casa. Ma se non mi sparavano contro, io la macchina, la pistola non la prendevo, rimaneva lì. Quindi lei ha fatto in tempo ad andare a prendere in macchina. No, ce l'aveva addosso, ma non equipaggiata perché stavo venendo qui a fare il porto d'armi. Ma che c'entra? Non deve averla addosso. Vabbè, le tolgo le mani. Manette, mi passa tutte le armi. Certo. Ti dicevo solo io, Nash. Mi ripeti cosa hai detto? Sapete dov'è Wayne? No. È con me, è con me. Ok, la vintage pistol body. Wrench body. Un ammo.
Basta, perfetto, vedervi. Perfetto, ok. Hai preso anche la foto del documento. Adesso la faccio. Dov'è il documento? Dov'è il documento? Ce l'avete voi, non ce l'ho io. Come non ce l'ho io? Te l'ha addosso, no? Dai, basta. No, ma la, me l'avete preso prima, me l'avete preso. Sì, ma forse le hanno rimesse in tasca, di solito fanno così. In tasca, vabbè. Ufficiale? Vedi, vedi che qua. Cristo santo, anche senza documenti. Perché vabbè, devo stare in manette che mi hanno menato con la merda, non ho capito. Perfetto, e mi faccio vedere i documenti di licenza. Guarda, io che noi siamo fuori servizio. No, giusto, okay. Mi porto le patenti. Può spiegare la situazione. Non c'è, non c'è il porto di arrivare la pistola apposta. È armato. Va bene. Di ok, richiudi la porta prima che... Chiudi tu un attimo, chiudi tu, chiudi io, chiudi io. Sì, sì, poi gli eredità, poi gli eredità, stia tranquillo. Ma perché devo stare ammanettato, scusatemi, cioè... il protocollo. Salve. Sembra esagerato. Perfetto, salve, buongiorno, sono il sergente Silenzio. Allora, sono il sergente, salve, e devo perquisirla per vedere cosa c'è addosso. No, non è la perquisizione, è l'ispezione. Allora, ho il coltello addosso, posso tagliarmeli? Cosa fai? Sì? Cioè, non lo uso per tagliarla. Però ce l'ha? Sì, ancora. Dov'è? È tasca destra. Ok, ecco qua. Le tolgo le manette e mi mette le mani tutte, mi mette le armi tutte a terra, grazie. Ok, un secondo. Dove la facciamo mettere la Giulia Nera? Ecco qua. Tutte nel parcheggio, le auto, tutte nel parcheggio. La metto qui. No, sto sul retro. Sto fermo. Cioè non sul retro, dove vediamo noi i nostri veicoli. Chiudiamo la porta e facciamo il resto. Ci vuole un po' di tempo, purtroppo, immagino. I colpi. Temo di far fuori in soggetto. Perfetto, si volti di nuovo. A posto così. Meno strette, mi dispiace. No. Arrivederci. Chiudi la porta. Salve. Mia... della porta. Ha iniziato a darci degli infami a tutti i soprano, al che siamo quello lì, lui. Siamo usciti fuori, sbagliato. A bere qualcosa, è arrivato lì da noi e fa vedi sti infami di merda. Silenzio. E hai chiusa? Vabbè, sto zitto. Vabbè. Allora. Abbiamo qua. Riesco a finire di raccontarti la storia. Perfetto. La racconta dei tempi. Alve, sono il sergente Wilson. Grazie, apprezzo comunque. Devo perquisirla per fare un'ispezione per vedere cosa addosso. Assolutamente sì, certo. Perfetto. Sì, tranquillo. Ok, una pistola, potete metterla a terra per favore? Sì. Ok, grazie. Sì. Tolgo le manette però, si svolti per favore. Sì, Ettore in manette, scusate. Prego. Ho fatto Ettore. Ok. Metto a terra l'arma. Perfetto. Mi sta squillando il telefono. Metta giù. Posso avere il documento di identità? Sì, non ho il telefono in mano. Posso solo vedere se che mi ha scritto il mio nome. No, non ho il telefono in mano. No, signora. Certamente. No. Ok, mi si giri. Un attimo, che la vedo bene in faccia. Sì, certo. Va bene, e se mi può dare per favore anche il documento delle licenze. Certo. Ecco lei. Ok, abbiamo la pistola valida, a posto. Le metto i volti, che devo rimettere le manette. Certamente. A posto. Perché quel tizio fuori non ha le manette? Perché il signore non ha le manette? Lo sto perché controllando io. Ho preso una svangata in faccia io, cioè Luigi. Quale? Quello là in fondo a destra. Non so dove. Tranquillamente. Quello, le piacella? Oh, sì. È quello lì perché abbiamo già fatto tutto. Detective? Luigi. Sta... un attimo che devo rientrare. Ci sta un alfa nera. Perfetto. Che è stato. No, non sono più detective. Posso avere documenti di identità, grazie. Sergente. Va bene, comunque ci sta un alfa Romeo nera qui sul retro. Non sì. So chi l'ha richiesto. Dove posso trovare i documenti? Anche lei? Dove? Okay. Tasca sinistra. Ok. Ha tirato dei pugni. Perfetto, anche i documenti delle licenze, dove posso trovarli? Assolutamente, in quella tasca destra. Anche perfetto. Okay. Valido, ok, a posto. Sono le mani così per stare in posa. Sì? Ha tirato fuori una roba rossa dalla tasca, ma ha tirato in faccia. Chiave inglese. Chiave inglese, ecco. Negativo, leggero.
Ma ha fatto un male? E quello lì, John... John White Jr. No, Enzo, scusa, quello ha fatto un processo. Cos'hai detto, Waves? Oh, quindi abbiamo un altro... Stato di fermo o stato d'arresto? Solo... è un testimone. Ok, ma allora non riesce a leggere i diritti, sto di fermo. Vabbè. È stato di fermo, però non c'è da leggere i diritti, sono di fermo. I diritti si leggono quando sono in arresto. Vediamo. Infatti, quindi niente. Rivera sta parlando con la gente 1-1, sarà server, penso. Ah, ok, ok. Brodo in salto. Qui è chiuso a chiave, sì, giusto? Abbiamo un altro testimone. Proviamo? Sì, si è chiuso. Ma allora, chi è lui, il testimone? Sì, un testimone. Fatelo magari stare magari dall'altra parte. Separiamo testimoni dai, col, okay, dalle, diciamo, dai... Ma avete chiesto ai ragazzi che avete arrestato se hanno bisogno di avere da mangiare? Ancora no, perché ci dobbiamo assicurarci che di pulirli tutti, avere tutte le armi in mano. Sergente, può venire un attimo, per favore? Chi, io? No, dei tre. Vabbè, vengo io. Sono nemica. Okay, no, sergente Broadway. Ah, ok. Lo chiami gentilmente. Io? Sì, sì, sì. Okay. Broadway? Prego, prego. Broadway? No, qua sta interrogando. Broadway? Ma... Broadway? Qua sta interrogando. Vieni, ti vuole parlare Waves. Senti, senta, aspetti qui. C'è un po' di traffico. Sì. No. Allora? Mi metta qui alla scrivania, faccio qualche cruciverba. Sta arrestando un poliziotto? Vabbè, Waves. Non ce la fate? Oh, ci sono stati degli sbagli. Allora, i due senza divisa, fuori da sta centrale, stiamo immediatamente, altrimenti ti invito a prendere la divisa, ok? Se vedo ancora questo piano sotto di sotto, vi sospendo. Calci in culo, ok? Sentite anche voi il casino? Fa più paura il calcio in culo che la sospensione, comunque. Sergente, venga un secondo, gente. E no, rimasta la centralità di interrogatori. Quale dei due? Ma perché in ogni angolo ci sono delle persone? È perché c'è troppo casino. E infatti andiamo a parlare di sala server. Salve. Comunque lui è il mio amico White, Marco. Può passare le mani. Ah, intanto... mi sa che i testimoni sono lì sopra, Cassandra, quindi vattali lì. Dove? Di sopra? Lì, c'è pieno di gente. Primo. Ok. La ringrazio. Di nulla. Prego, mi segue qua. Avete parlato? Beccano tutti in rissa. Tutti in rissa? C'è un qualcosa di aggravato per tipo... Cioè, siccome... Nel senso... Allora, io ho visto una persona che ha tirato... Che sparava proprio a freddo una persona. No, però una non persona è stata... aveva uno shotgun, non so sì, se è stato il utilizzato. Signor Isidoro. Diciamo che si è sparato con lo shotgun, ha detto. Dice di fine. Ma lui per quando è che lo rendiamo illegale, sto bastardo di fucile? Comunque, no, a parte il fatto, quando sono andato sul posto, c'era un civile, sì. E ti dico un civile, che sparava a una persona. Ed è, non è senza e non è in manette. Vabbè, ragazzi, bisogna assolutamente rendere legale le manette. Un attimo che tolgo le manette. Capitano. Parliamo di prima col capitano. Venga un secondo. Segniamo tutti. Prego, mi segua. Comunque eravamo presenti due sceriffi sul posto, abbiamo entrambi la porta. Permesso. Allora, dovete parlare? Aspettate 3 secondi. Ok, ok. Venga con me, aspettiamo un attimo qua. Una persona ha tirato fuori un cricket, l'ha tirato in testa ad un'altra persona. Poi tre persone. Sì, poi tre persone hanno iniziato ad inseguirlo, hanno iniziato a sparare. Un altro è arrivato da dietro, sì un Isidoro, altro. Sì. Esatto. E mentre loro sparavano, lui credo abbia tirato fuori quel fucile a pompa che tutti odiano e abbia lo aperto sweeper. Fuoco contro una persona, sì, abbia ma aperto fuoco. È su Isidoro, no? Isidoro. Ha aperto fuoco contro una persona e quando siamo arrivati c'erano 4 persone a terra, tipo c'erano 1, 2, 3, 4, 5 persone a terra. Gente, no? A parte capitano, sì, capitano, ma sto sweeper, questo sweeper bisogna renderlo illegale subito. Cioè, troppo... E poi c'è un'altra cosa. È un'arma troppo forte, capitano. Capitano, c'è un'altra cosa poi. Quando sono stata sul posto c'era un civile che sparava proprio a freddo a John White. Chi è? Senza manette, diciamo che non so più dove sia. Penso sia uno con la cresta marrone in testa, diciamo circa, capelli solo marroni, però tipo cresta mi sembra che è lui. Il solito di supposto che non erano gli agenti ma era un civile che sparava una persona. Mi fate mandare la bodycam? Quello di Cassandra? Sì. Sono Cassandra Nash e Morgan, Derek Morgan. Mi ha detto Cassandra che non riesce a caricarlo, però potremmo fare una cosa in streaming insieme per controllare. Io suggerisco, va bene? Sì. Se non troviamo
se non troviamo alla fine le responsabilità che ci hanno, beh, diamo rissa a tutti. Esatto. Rissa a tutti, siamo a posto. Se non riusciamo a decidere, conflitto, io direi anche sparatorio. Esatto, conflitto a fuoco e rissa. A tutti. Tutti sparavano. Sì, tutti sparavano. Okay, quindi diamo la rissa, la sparatoria a tutti. Ovviamente quello che ha iniziato lì col cricket. Esatto, vabbè, il peggio. Okay, quindi hai tentato omicidio anche, dai. A quello gli diamo tentato omicidio, quello, e gli altri diamo rissa e sparatoria tra altre persone. Sì, e quello lì ha avuto tipo, è quello del processo di... Esatto, di un po' di mesi fa. No, 60. Sì. 120, recidivo. No, 60. Secondo me il giudice, allora, se lo sa, li commutano appena ancora maggiore. Sì, allora facciamo così, chiamiamo Cassandra tutti insieme. Cassandra e Morgan sono i due sceriffi sul posto, okay, chiedi a loro. No, me ne occupo se vuoi farmi avere i video, tu devi fare l'interrogatorio. Allora, guarda, Cassandra non riesce a caricare, cioè dobbiamo farci la video in streaming. Vabbè, fate dopo, fai interroga tutte le persone allora a sto punto. Arriva. Chiamo Morgan e gli faccio avere i video da Morgan, ok? Ok, allora io cambio il chiamo il signore. Sì, fai venire pure qui. Prego, venga. Dove hai detto, grazie, che dobbiamo venire? Un attimo, guarda. Derek e Morgan, dove ti trovi? Vice sceriffo Morgan, dove ti trovi? Non gli funziona la radio, bene. Ok, avrei bisogno di parlare con lui in centrale, dove siete? Ricevuto, gli dico di arrivare. Vici 4. Il reato maggiore sarà l'uso ingiustificato. In faccia da nulla, stavo meglio. Scusate, Sergente, ha chiamato i medici per lui. Cos'è? Gli gira un po' la testa. È quello che ha avuto la botta da chiave inglese? Sì. Ok, ce ne ho due di chiave inglese in addosso io. Muta di TS, per favore. Tutte e due lui ce l'aveva, scusate. No, erano due persone diverse. Ma scusi, sergente, la chiave inglese è consentita, no? Sì, sì. È consentita. Sì, la chiave inglese. La chiave inglese in faccia. Ma cazzo. Sì, ma non qui, ecco, prima. No, ovvio. Solo che adesso mi girava tutto, mi sono messo giù, mi vedo nero da un occhio. Microphone activated. Adamuro, vi chiedo di entrare in servizio immediatamente. Arriviamo. Entrate in servizio con la divisa. Sì. Che succede? Siamo pieni di gente in centrale. E... Wilson? Sono qui, Wilson. Sergente Wilson, sono qui. Chi mi vuole? Morgan. Sì, mi sa bisogno che mi scarichi le tue bodycam, ma le mandi subito. Appena, ok, lo faccio. Allora, mettiti lì al computer e fallo. E le mandi subito a Rivera. Ok. Qualcuno ha risposto alla recente chiamata? Sì. Qualcuno di voi ha risposto alla chiamata che era lì vicino zona centro? Negativo. La chiamata all'AMG l'abbiamo presa noi, ci sono due feriti. Probabilmente mi riferiscono che c'è stato un problema con un jetpack. Un jetpack? Sì, per il momento tutto sotto controllo. 24. Aspetta. Può portare il tipo qua all'ospedale, poi ritorna per la deposizione. Lui sta aspettando per... testimoniare, eravamo lì. Ok, tutti gli altri dove sono finiti? Non lo so, onestamente, io ero qui perché si sono troppe volte mi viene mal di testa. Quello è quando arrivi qua. E lei, signore? Sì. Venga un attimo. Lei ha sparato? Sì. Prego, può venire un attimo? Sì, assolutamente. E l'ho vista io sparare. Sì. Guardi, io non so, ma purtroppo per lei, ecco, deve venire di sotto anche lei. Perché l'ho vista sparare. No, assolutamente. Siamo. Lei è? Contro il batto. Leone Borghese. Poi, Danai. Dimmi. Può andare all'ospedale di sopra. Sì, però stai con lui. Ok, vado con lui. Lei ha sparato al signor questo qui, giusto? Questo qui, guardi. Ok, signore, la finestra. E vi accompagno, andiamo. Sì, grazie. È la macchina. No, qui la finestra è là. Okay, sì, a lui, sì. Ok, perfetto. Niente, allora però lo lascio lì. Vado ad accompagnare il signore all'ospedale. Waves? Waves?
Ma porca troia, adesso qui il signore qui è l'altro uomo che ho visto sparare al signor John White Jr. Dico, risposta alla domanda. Medico. Apro la porta. Wilson. Sì. Dovrei portare. Vai, ho detto che c'è una gente con lui. Ho detto mi sembra un po' controllare il naso, il dottore mi fa molto male. Dottore, non c'è più il dottore, mi spiace. Ok, lui è un'altra persona che sparava a Waves comunque. Quello che ti ho detto che ha sparato a John White, signor John White Jr. Sì, allora può entrare in una di quelle sale. Sì, qui è vuoto. Prego, entra. Niente, signore. Tanto la chiudo qui a chiave. Va bene. Mi scusi, ma è la procedura. Rimette disponibile per le chiamate, grazie. Rivera? Rivera, sentimi. Allora. E ho portato un'ultima persona che ho visto sparare a signor White Junior, ed è quello nella cella che adesso c'era il signor Mariani. Qui dentro, ecco, c'è qualcuno, è chiusa chiave. Ok, fate cambio. È chiusa chiave? No, ce l'ho da essere magnetica. Ah, ok, perfetto. Esca fuori per fuori. Sì, lo conosco. Signor Leone, Leone Borghese si chiama. Signor Leone. Prego, rientri. Chiudo. Grazie, prego. Perfetto. C'è qualcuno? Sì, però l'ultimo quello. Questo qui anche ha sparato. Ok, andiamo. Non le ho tolto nessuna arma, quindi procedo con farlo. Sì. Devo smontare. Sì, mi faccio vedere un attimo cos'è. Salve. Poi ieri. Salve. Perfetto, la smonti e la metti a terra, grazie. Le tolgo le manette. Chiudiamo comunque la porta, però. Sì, no, vabbè, non c'è il problema. Tanto non c'è pericolo che me ne vada. Misure precauzionali. No, normale, capisco. Perfetto. Va bene, aspetti, grazie mille. Poco la chiamiamo. Sì, non c'è problema. Devo posare pure i colpi a terra. Sì. Poi si gira un attimo e mi fa vedere la carta d'identità e i documenti delle licenze. Assolutamente. Ok, anche i documenti delle licenze, grazie. Ok, porto la mia pistola valida. Ok, a posto, venga, vada pure. Vada pure. Prego, mi segua. Insomma, Perkins, sì. Puoi rimanere che a controllare giornata, lei. Oggi giornata piena. Cosa? Che nessuno si sposti da sto posto, come dovrebbe stare qui. No, ho chiuso tutto. Cosa rimanga qui comunque. Non voglio avere nessuno che vada via. Ho chiesto al capitano di assistere. Mi dispiace, adesso stai lì per fuori. Capitano. Sì. Ecco qua. Fatto con la borica. Sto caricando. Ottimo, perfetto, appena poi manda alla Rivera. Certo. Dica? Certo. Non è che puoi aprire un attimo la cella, un attimo. Mi dica prima il perché. Claro, ma quanto si vuole ancora? Tempo di finire tutti e poi dopo arriverà anche questo. Tempistica, dimmi un pochino. Tempo, qua. Tempistica, prevediamo 5 minuti, 5/10 minuti a testa, ancora claro, forse 20 minuti e arriviamo a lei, torniamo da lei. Va bene. Forse aspetta. Un po' di meno, guardi. Allora, Perkins, tu sei qui... No, c'è Adamuno che sta... Allora, Adamuno che sta fuori. Io sto qui. Quell'altro non so dove sia. Waves che era già con te, dove sta? Non ho idea. Allora magari mettiti a radio con qualcuno che sta qui, tipo me, vieni in radio con me allora. Sì. Giusto per avere un po' di ordine, perché se non capisco più un cazzo. Ok, poi Randy Roots è in giro all'ospedale, è andato. A posto. Vai un attimo a chiedere un attimo dove sono gli altri due. Channel switched. Microphone activated. Dove sei tu? In ospedale. A fare? Sto con Eddie. Ok, c'è anche Randy, giusto, in ospedale? Cosa? C'è anche Randy Rhodes in ospedale, giusto? Lo so, sì. Ok, posso avervi un attimo in stanza insieme, giusto per avere un attimo l'ordine in cui siete messi, perché se non capisco un cabello. Non so se c'è... Fa lo stesso. Non... Vabbè, fa lo stesso.
E Vincent, che era con te prima, dove sei? Che sei, dov'è? Beh, credo sia in assistenza a risolvere dei problemi. Ah sì, oddio, quanta gente in assistenza, mamma mia. Tutta la gang 1. Buon, ti saluto. Ma buon, ciao. Tu sei all'ospedale? Come? Sei all'ospedale? Sì, sto riportando il civile. Ok, va bene. A posto, sistemato tutti. Sì, comunque c'è da cambiare la divisa del sergente perché è troppo pesante. Perché? E non l'hai vista sul... Ho provato a chiedere se erano tutti da bere. Sì, è troppo pesante. C'è troppo quel coso gigante sul addosso, cioè. Allora, io sto mettendo questa qua. Sempre. Ci sta. Anzi, lì, o questa qui con la sua giacca qui, oppure con la... la serie cosa? La camicia bianca per il sergente, quella è una cosa bella. Oppure quella disa che c'ha Icarus. Vabbè, se no, vuoi... quella lì per il tenente. No, ma anche per il sergente maggiore. Vabbè, tanto. A posto. Microphone muted. Microphone activated. Il sergente potrebbe mettersi questa divisa qui. Camicia bianca, sì, ci sta. E giacca. Sì, però ti serve il grado sulla mano. No, le maschi va, le femmine no. Meno. No, le femmine non funziona. Ah. Invece i maschi si può fare, quindi se vuoi fai questa come divisa ufficiale della sergente. Sì, adesso vediamo. Più che altro dovrei cancellare tutto per metterla, però poi vedo di farlo. Sì. Serve per la deposizione o qualcos'altro. Sì, serve. Lo faccio mettere nell'ultima stanza che è vuota ancora. Venga con me. Sì. Arrivo. Ha un'arma addosso, signore? Certo che ce l'ho smontata, ma ce l'ho. Lei ha solo subito, giusto? Sì, sì, lui ha solo subito. Allora sì, può stare anche fuori dalle celle. Ah, ok. Perfetto. Posso parlare via dal vetro di questo imbecille qui, che lo vedo dal vetro, no. Mi dà fastidio. No, no, purtroppo qua. No. Vale, così magari fondo. Che non lo... così... Ah, in fondo, ok, perfetto, fondo. Perfetto. Grazie. Se non lo vedo davanti, tutto qui. Cioè, ma che bordello c'è stato? Tu non c'eri sul posto quando stavano sparando, c'è una roba assurda, no. Era. C'è una roba assurda. Una roba io e tipo, noi siamo arrivati e sembrava tipo la sparatoria di oggi, tipo pomeriggio. Tun 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 tun, devi sparare un sacco. Gente civili che sparavano, un puttanaio. Qui si beccano tutti rissa e uso in appropriatore delle armi da fuoco. Questi tutti si beccano sicuramente questa. Invece John White Luke si becca anche un tentato omicidio. Comunque, sergente, c'era troppo casino in radio e quando dovevano rispondere non rispondevano. Questa cosa mi dava fastidio. Ma di chi sta parlando? In generale. Che domanda ha fatto? Ho fatto una domanda riguardo al signore qua, Eddie, che lo devo portare all'ospedale e nessuno mi ha risposto. Cioè, c'è molto casino. Invece quando... Stanno già interrogando gli altri? Sì, l'ultimo, speriamo. Anzi, no, cioè, vabbè... Insomma, ce ne sono un po' ancora. In forma. E voi sceriffi come siete messi? Siete tutti in giro, siete? Sì, stanno pattugliando, stanno rispondendo alle chiamate. Ok, altri. Perfetto. Sto cercando di perfetto. Sistemare il video. La Sandra proprio non riesce a scaricare e caricare il video. Non credo, aspetta, devo chiedere il radio. Glielo sto il radio, no. Agente? Mm? Io le volevo dire, magari prima appunto di essere interrogato, che sono stato anch'io coinvolto nella sparatoria e di conseguenza ho risposto al fuoco. Prego, arrivare qua.
Guardi, apprezzo, teniamo conto della sua, di essere venuto qui, diciamo, di sua spontanea volontà, quindi. Sì, no, ma più che altro perché le spiego. Il fatto è che ho visto mio cugino Eddie che si è preso un colpo di chiave inglese in Sì, faccia. lo so. Noi volevamo andare solo per fermarlo, naturalmente, darlo a voi. Solo che lui di conseguenza si è voltato, ha cominciato a sparare e lei capisce che una volta che mi spari, non so come reagire, quindi rispondo anche io. Va bene, guardi, le dico solo, Sì. è un reato, ha compiuto un reato molto probabilmente, però metteremo presente il fatto che si è venuto a costituirsi. Sì, Una certamente, legittima certamente. difesa comunque, penso. Legittima difesa non esiste più quando sparano tutti. Cioè, io sono andata sul posto che c'era fuoco incrociato Ma tra se spari? civili ed è tipo. Capito. No, io Sergente? giusto per Basta. correttezza ve lo dico. Sì, perfetto. Allora si mette pure qui, guarda questo angolo qua. Sì. Si Ma appoggia tu li pure. senti sti spari? Metti silenzio tutti No. allora. Scusate, vado un attimo a controllare. Vabbè. Ha un'arma addosso lei ora? Vabbè, Eh sì, una pistola, una beretta. c'ho troppe armi addosso, non posso prendere per la sua, se no poi non capisco più nulla. Va bene. Beh, dico, può stare tranquilla che non la utilizzo, anzi, se pure la smonto direttamente Sì, per anche. favore, smonti, faccia solo sto Ok. favore. Toc toc, mi sente? Ah, Cloro, mi dica. Ha sete? Nada, nada, adesso viene. Fame? Niente? A posto. Toc toc. Signore? Ragazzi, ma hanno qua hanno sparato fuori dalla centrale, qualcuno sa cosa è successo? Noi, tranquilla. Ok, Questo i sceriffi hanno fuoco finito? chi è? Ah, c'è. Aspetta, c'è. Che sceriffi? I sceriffi sono Dai, tutti in hanno fatto pattuglia. ancora esplodere con certo. la bodycam. Ah no, uno Cosa? sta caricando e Niente. da poco la manda, invece l'altro non Bravo, riesce. Tappuno, E wait. abbiamo un Ce l'ha fatto nuovo. tra poco. Ah, Tra vabbè. poco. No, no, basta, basta, No, è un sentivo altro proprio che ha abbastanza. sparato. Sì, Un sergente, altro? già sentivo Signor. abbastanza. Signor. Ha sparato pure lui al fuoco. Sì. Però Lei, si è signore? Sì. costituito, quindi diciamo che. Sì, la sento. È venuto di sua spontanea volontà a costituirsi, il Dica. fatto che ha sparato Beh, pure lui. io mi Ma metto lì. esco e Puoi entrare un attimo. Mi metto lì al muro, eh. La Sì, si sento dallo mette al muro. scorcino, mi dica. Oh, Scusami, Eddio. allora. Ma sei in arresto o no? Non ho capito. Allora, signore, le spiego cosa sta succedendo. Abbiamo fermato tutte le persone che sono Sparato. Delle lì, cose ok? là, delle sparate là. Ok, Bravo, tutto a esattamente. posto, Stiamo facendo le sergente. domande a tutti, stiamo aspettando che i sceriffi pubblicano la loro bodycam. Sta Dopodiché bene? decidiamo la sentenza. Lei non è stato arrestato Claro. adesso. Ma Quando verrà sentenza, poi ci arrestato, gli sarà il dirà. primo Io a processo. ente, se te puoi dire una cosa, e mi sa che sono in una bodycam dello sceriffo che gli dico, ma che sta facendo? Non fa nada. Esco fuori io, gli sparo a quelli che stanno sparando e poi non so chi mi ha preso da dietro. Signore, io adesso vediamo. Tutti, comunque, adesso tra 2 minuti spero che mi danno la bodycam, vero Wilson? Ah, io non ho niente, sto dicendo a lui di farlo. Si Io? Ah, e Nash non riesce. No, lui inizia a dire laggiù, che è laggiù al computer. Beh, Nash potremmo fare anche Comunque. una diretta. Nash non può caricare invece. Comunque io se sono adesso chiamo un avvocato se sta Sì, lei non è insegando. ancora in arresto, quindi Claro. appunto quando gli verrà, sì. Morgan. Il Video. Abbiamo le Sì, ma no, testimoni tanto già sentito anche. Abbiamo le abbastanza. testimoni Ok. anche di qua. Che testimoni, scusa. Anthony Soprano e un signore che non so chi sia. No, No, c'è da chiamare. Soprano non so testimone, non mi interessa. No, chiamiamo John Reese per confermare, dai. Ok, Il però proprietario del tequila, ti Morgan, un ricorda? attimo. Vado a chiamare il proprietario del tequila. Morgan. Morgan, il Yes, video? sì, lo sto caricando su YouTube E perché quanto ci si è vuole? buggato poco, È appena diciamo. fatto, veloce, Rivera e capitano. E Ok, tu Cassano non riesci, vero? qua sì, secondo te veniva qua. Tu Penso sia Cassandra? penso non ci sia o boh. Vabbè. È che non mi funziona la radio, Vabbè, non lo so. niente. Allora, Cornelius, il video arriva tra pochi minuti, deve arrivare, ve li sta caricando sulla piattaforma per poterli condividere a tutti. Cassandra, Chan.
Cassandra. Cassandra ti chiamano. Cassandra. Raga, se mi giro ti insulto, quindi gira i tacchi. Che è successo? Scusatemi. Va bene, sono in Cassandra. Ma che è successo? Scusatemi. Oh, Cassandra. Non lo so, il tuo ma video non riesce. In analisi penso che sia successo qualcosa tra i due che lei non lo voglia. Aspetta, il video. Se c'avevo il cappello me l'ho già levato. Il video allora non riesce a pubblicarlo. Domani ci riuscirei. Domani, oggi no? Non credo. Volendo posso farvelo vedere, però non. Non puoi mandarlo. No. Va bene. Sei tu, arrivederci. Ma cosa? No. vabbè, comunque Cornelis, Cassandra non può mandare il video oggi. Sì, lo so, capito, non c'è problema. Basta che quell'altro sceriffo se lo deve caricare, lo carica, sennò diamo tutti a Rissa. Sì, sì, lo sta caricando. Rissa, vai. No, tutti tutte le persone Rissa e sparatoria e li mettiamo in carcere molto semplicemente. Gli avete dato da mangiare? Non vogliono mangiare. Salta, sei un ceppo. Sì, ci sono ancora. Sandra, sei un ceppo. Mi sa che no, niente. No, sei veramente un ceppo. Scusami, Cassandra. Adesso tornando nelle righe, bisogna sapere quali sono i conflitti tra colleghi, se c'è conflitti. Cassandra, che è successo? Prendere delle decisioni. Provvedimenti, sì. Sì. Decisamente. Cassandra, cosa c'è da raccontarci? Nel senso, voi volete farvi ampiamente i cazzi miei? No, sì. Vabbè, non voglio vedere cioè, i cazzi degli agenti che se sta qui e dico se te mi giro ti stacco la testa, allora se permetti, sinceramente. Cioè, vuol dire che c'è un problema. Benissimo, Demi. Scusami, me l'affianco. Sì, no, aspetta, qui vuoi capire che tensione ci sia tra noi. Joris del Tequila non... Vabbè, non c'è problema, aspettiamo no, il video di qualcosa di un po' più importante. Aspetta, sopra. Sì. Aspettiamo il video del tizio, dello sceriffo, che non so il nome, quindi lo chiamo tizio. Dopodiché, se non si vede niente, li mettiamo in arresto per rissa aggravata e sparatoria a tutti. Chi chiama l'avvocato lo vuole chiamare, bla bla bla. Ma, ciao. Ok. Rivera, vattene. Rivera, levati dal caso. Rivera, ti voglio morsa. Bene. Anche lui. Rivera, vai via. No, fidati Rivera. È incazzata, Rivera. Ronnie è incazzata. Ronnie, via. Ti metto le gambe al posto delle braccia. Vattene via. Vattene via. Aspetta, è urgente. C'è Liu che si vuole licenziare. Vado io, poi che distintivo. No, vado io. Al video. Vado a controllare il video. Con quale giurisdizione poi l'avrei fatto? Ma che cazzo sta succedendo? Ronnie, basta intromettati negli affari nostri. Adesso fai fare il capitano. Dove è finito quell'altro pazzo adesso? Io che cazzo vuoi fare? Non ho ben capito. Ho mandato il video. L'hai visto, visto. Ma come si chiama lei, scusi? Derek Morgan. Derek, grande Morgan. Ryu, come mai? Perché mi sono seccato di sentire dagli altri che io sono qui polizia come per caso. Basta. Chi l'ha detto? Cosimo. Ma, Cosimo non è della polizia, quindi ti licenzi perché Cosimo ha detto una cosa. Allora, che molti lo pensano, e a me sta cosa mi sta dando veramente fastidio. La prossima volta che sento dire queste cose, capitano, io mi incazzo come una iena. Allora, senti, i pensieri delle persone sono. È insulto per me, sono la mia divisa questo. Io sono una persona che cerca di fare del bene a molte persone, ma vengo sputato in faccia ogni volta. Non devi pensare a queste cose. Ti parla la vigilessa, ti parla, quindi per favore. Mi hanno chiamato vigilessa per un molto tempo, io mi entravo un orecchio, mi uscivo dall'altro, me ne frega un cazzo di ciò che pensano su di me. Vigilessa. Sì. Samson, metto il faccio. Scusate, forse è meglio. Il video della sparatoria. Ora mi sono seccato. Visto che loro pensano che io sono un poliziotto di merda. Ryu. Sai che ti dico? Sai cosa ti dico? Divento stronzo. Stronzo ai massimi livelli. La prima infrazione faccio una multa. Fanno una cazzata. Li arresto pure per una minima cazzata. Tanaka, calmati. Allora. Tu ricordi, sei sempre un poliziotto. Hai sempre ragione quando pensi che ci sia un reato. Quindi mi raccomando. Se c'è un reato da parte del signor Cosimo, agisci da agente. Capito? Sì. Ciao, non ti licenziare, Luca, sei un buona gente. Ma andiamo di sotto, Cornelius, che non cazzi nostri da fare sotto. Scusate, oh madonna. Addio.
capitano? Emily, sei capitano per caso? Sì, però ho tanti cazzi da fare. E poi basta, non sentiamo più. E puoi dire se mi può ritornare le cose? Te le date e me le dai a me? Ok, non lo so, scusate, devo andare giù. Dove è andata gente? Dov'è Rivera? Dov'è Rivera? Dov'è Rivera? Vabbè, il video sembra molto chiaro in realtà. Ah, lì. Ok, allora, mi spieghi un attimo. Rivera, il video mi sembra molto chiaro. Però non si capisce chi ha sparato il primo da dentro. Da beh, no, sì, come il primo è stato... È stato il tizio confessato. Ok, a posto. Chi è che ha confessato? Aspetta, chi è? Aspetta, no, chi è stato il primo a sparare? Aspetta un attimo, sto guardando. Il tizio che ho confessato è stato il primo a sparare. L'ultimo? Quello che ti ho detto io? Quello giù in fondo, Tommy Soprano, so come si chiama. Sì, ma è tutto aggravante comunque. Vabbè, aspetti un attimo. Vabbè, ha confessato, quello lì, ricordatelo. Signor Juan. Me dico. Ho visto il video. Ah, ma è lui che parla. Effettivamente lei ha detto alla gente che non fare un cazzo, cioè non fa un cazzo e ci penso io. Dopodiché tirano fuori uno sweeper. Cloro. Giusto? Cloro. E ha cominciato a sparare sui civili. Cloro, su quello che stava sparando, merda. C'aveva la pistola estratta e stava sparando a White. Sì. Okay. Stanno sparando. Ok, scusi, ma vado un attimo a pensare una cosa. Cioè, allora. Lei condividerà con me che comunque non so se può essere chiamata difesa personale questo. Io stavo difendendo un mio hermano, anche perché sì, prima di tirare fuori l'arma ho parlato prima con lo sceriffo, ho detto sceriffo, ma lei non fa nulla. L'ho sentito. Stanno sparando davanti a lui, non stava fermo. Esco fuori un attimo. Sì. Allora, molto semplicemente io darei rissa al signor Eddie Soprano e al... Ma Eddie è stato solamente colpito, non ha fatto nulla Eddie. Però da quello che ho capito il signor Eddie era abbastanza agitato e ha cominciato a dire parliamone fuori. Ah, è coinvolto. Coinvolto, ok. Dopodiché darei a tutte le persone che hanno sparato tentato omicidio tra loro. Ma che tentato omicidio? Vabbè, si spara. È grave, è tentato omicidio. È sparatoria. Cos'è Ghost Mods 93. Se vuoi sparare a vicenda o sbaglio? Devo decidere un attimo. Allora, senti, allora ti tiro fuori il codice penale un attimo anche. Sì, un attimo, vabbè, lo controllo anche io per sicurezza. Ogni tanto sai che... Lo sai che ce l'ho in mente, io ho sempre il codice penale, quindi... Se c'è con me, dimmi pure, non è un problema per me ammettere gli errori. Allora, dal video si vede solo che sparano tutti i civili nella cosa scorretta, ma no, roba che non voglio vedere. Mi odio vedere sta roba così. Tra parentesi, Juan Isidoro sembra quello che è più regola di tutti. Sì, infatti ha sparato solo un colpo. Video. Sì. Un colpo ha sparato e basta. Esatto. Invece ci sono i civili giù in fondo che sparano a manetta, pam 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 pam, tutti che sparano le nostre pistole. Sto riguardando infatti. A quanto pare poi usare il poligono. Poi si è visto che nessuno ha tirato giù la gente, quindi la gente si è ferito per colpa del collega. Quindi nessuno ha sparato un agente di polizia. No, nessuno ha sparato un agente. Allora, io proporrei, Cornelio, se tu sei d'accordo, da quello che ho visto un breve video, Tentato omicidio per il signor White Junior, che ha tirato una testata, una cosa addosso il testa di Soprano. Sì. Poi rissa, diciamo, a Soprano. No, io direi, non so se è tentato omicidio il signor White Junior. Beh, ha tirato una stravata in testa, porca miseria. Non abbiamo abbastanza testimoni, non abbiamo prove. È rissa aggravata. Rissa aggravata per entrambi, allora. Sì. Si è gravata per entrambi. Il primo che ha sparato, gli farei un tentato omicidio depenalizzato con il ritiro del porto d'armi della pistola. Chi è il primo che ha sparato? È quello laggiù in fondo, adesso non so che cazzo è. Quello primo che si è costruito? Sì. E per il signor Isidoro in realtà... Sinceramente ha sparato solo una persona che le puntava, lui.
sarebbe legittima difesa. Ha sparato solamente a colui che gli stava davanti, che l'ha puntato l'arma. Infatti si è visto che sono, aspetta, sto riguardando, diciamo, si sono feriti allo stesso momento caduti a terra. Comunque, sono. Posso precisare una cosa? Ha uno sweeper in mano, da adesso sono illegali. No, che l'ho detto, no, ancora non sono illegali. Io ho visto adesso. C'è sulla... l'annuncio, c'è l'annuncio. Sì, sì. Sull'annuncio, ragazzi. Sì, ma non ora, adesso. Sì. Ma non, prima non era legale. Prima. Adesso lo tiene, aspetta, però. Vediamo un attimo l'ora. No, non lo tiene più ora. Ma chi l'ha detto, scusami? Ce l'ho io. Ma la giudice l'ha detto, sta roba. L'ho deciso insieme al governo. Ha deciso insieme al governo? Beh, no, due, sì. Ma ok, posto. Sì, ma ora, quindi no, posto. Infatti. Va bene, basta, ho deciso. Tutti rissa? Tutti i signori si prendono, a parte Isidoro, che è difesa personale... Rissa aggravata, va appunto. Quindi Isidoro è libero di andare. A posto. E io comunico. Io. Comunici, sarà... non ci crederà. Signor Isidoro? Ma dico, è libero di andare. È libero di andare. Oh, sta bene. Guardi, riguardo le armi, sì, guardi. Riguardo le armi adesso. Guardi, allora mi consegna lo sweeper. No, ce l'ho tutte io le armi. Poi l'illegale. Sta bene, allora me lo dia che lo guardo. No, ce l'ho tutte io le armi. Ah, sono state confiscate? Sì, sì, tutte confiscate a tutti, guardi, sinceramente... Il problema è che l'avevo pagato, che mi rimborsa il dinero. Questo è un problema. Con il giudice. Guardi, comunque, riguardo le armi, penso che le distribuirò domani, perché sono troppe armi, troppe persone, devo visionare la mia bodyguard. Ho poco, non vintage con tanta... ok, ma io devo vedere se mi... non so se le dice la verità. Ma io dico la verità, che motivo se avrei... Dai, che una vintage 84, vabbè, preso dalla cassa, su, dai. Signore può andare. E colpi però, servono. Ora li sto prendendo. Perfetto. Ok. E poi le sue strumentazioni, diciamo, da meccanico. Sì. Claro. Okay. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa di rapero è stata contro il tribunale. Arrivederci. Ha diritto un avvocato, se non se lo può permettere, io ora fuori dall'ufficio. Di cosa sono accusato? Avete letto? Sì, di cosa sono accusato? Ah, Wilson. Oddio. Adesso vabbè, ormai è andato. Ti aveva fatto. Ma può restare là dentro. Ti ricorda che gli aveva fatto un insulto da gente. Ah. Vabbè, ormai è andato, lasciamo stare. Ma glielo dico solo un attimo. Signora. Donna. Isidoro? Ma sei giovane. Signore Isidoro, venga qui un attimo. Ho 20 anni. Guardi, facciamo così. Una cosa, ascolti bene. Mentre la stavamo arrestando, lei mi ha insultato, bene o male, No, ha insultato lei, mai. Ha detto qualcosa a una gente mentre la stavamo arrestando. Ah, non sai perché, ora te lo dico. Però la comunque, facciamo così. State zitto. Ok. Detto, porta rispetto. Vabbè, facciamo così. Detto, te metto un sacco in testa. Eravate un po' in una situazione abbastanza di merda, in cui ci sparavano, non si capiva più nulla. Per stavolta facciamo nulla, ok? Claro, anche perché la gente mi ha detto che mi mette un sacco in testa davanti a todo. Non so se conviene di più. Sì, 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 infatti, verrà pure. Ecco. Non si preoccupi. Io l'ho ridato al vintage. Sì, sì, fatto già. Ok. Cara. Ma il capitano, ma... Che è successo? Dovrei mangiare, se è possibile. Togliermi la manetta. Un attimo, si volti. Smanetti. Ce l'ha addosso già il cibo, lei, vero? Adesso faccio un attimo l'annuncio. Già c'ho il cibo. Perfetto, mangi pure, allora. No, mi scusi, avevo frainteso. Siamo rimasti a piedi sull'autostrada. Ah, guarda. Vuoi anche da bere? C'è un po' di Coca-Cola. Vuoi prendere un po' di Coca-Cola se vuole? Sì, se avete qualcosa da bere, sì. Gli vado a prendere la Coca-Cola, dai. Ah, grazie. Ok, fermo, mi metto le manette. Ah, vabbè, rimango qui. Devo mettergliele. No, vabbè, tanto no, devo mettergliele, signore. Assolutamente. Sì, sì, ma tranquillo. Signore, se non si volta le metto di forza. Non le conviene. Madonna. Devo ancora bere, perché mi devo mettere la manetta? Perché adesso sta con le manette. Controlli civili. Ok. Gente, posso parlare? Io non c'entro quello che ha preso le botte. Posso dire una cosa? Preso... Ah no, lui no, quello nero no, scusate. Grazie, perché è da delicatezza. Scusi, sono aggiunto, guarda. Sono una rapina, un processo, dica. No, io volevo precisare che i colpi non sono stati sparati a caso, I colpi allora, sono stati... la bodycam parla chiaro della gente, abbiamo visto il signore che è stato buttato giù, lui... Sì, è questo confermo. È di sì, con esatto. Con un'arma.
Con una chiave inglese, dopo... glielo dico io, esatto, perché l'ho visto. Esatto, dopodiché si sono sentiti dei colpi, si vede. No, le sconsiglio di usare il termine lasmanetto, perché potrebbe essere sappiamo se quella persona lì è stata il primo. Magari, ma io infatti le sto dicendo che il colpo è partito solo perché il... noi lo stavamo inseguendo, anzi guardi, io glielo dico, io avevo in mano all'inizio, ho sparato con uno storditore, perché sono il titolare dell'armeria, quindi per stordirlo e consegnarlo a voi. Naturalmente capisce che se mi spara con una pistola... Cioè, guardi, si giri, c'è qual dito medio, guardi. Colpo in spalla e un colpo sul piede, è normale che poi lì a quel punto non ti sparo più con con l'arma. Poi, capito, seguiamo in giro, lo sa benissimo che sono quelli, se ci lascia 4 giorni senza porto d'armi significa che c'ha 4 persone. Ma difatti è andato via con i suoi piedini Isidoro, Sì, cioè, non voglio... Ha sparato da sì, che dopo che è stato puntato. Siamo 4 persone morte. E quindi è difesa personale. Ah, difesa, che la signora Wilson ha detto che non esiste più. Non esiste, dipende. Non esiste quando sparavate tutti voi contro le persone. Signori, si parla chiaramente del fatto che un agente stava lì, c'era la bodycam, il signore è stato puntato e ha risposto al fuoco. Punto. Ho capito. E basta. Abbiamo preso. Capito, io se non posso permettere... Sicuramente mai c'è stato un errore da parte nostra. Però allora, potevo darvi attentato omicidio a tutti voi. Se lei adesso ci lascia senza porto d'armi, c'ha 4 persone morte qua davanti. Io lo dico chiaro. Allora voi avete sparato contro un civile e quindi... Civile? Lo stesso che dopo uscito dal processo è venuto a menare uno davanti a tutti così? C'ha i diritti uguali a tutti. Infatti viene arrestato anche lui, non è che non viene arrestato. È comunque un civile. Ma questo non lo mettiamo in dubbio, io voglio solo farle capire che noi non ci siamo, a noi non ci avete mai visto qua in centrale perché non abbiamo fatto mai niente di illecito, quindi capisca che se noi veniamo qui... Lo sconto è già stato fatto, signori, non so se avete capito. Non si può transigere quantomeno per ritirare il porto d'armi, per il fatto di solamente legittima difesa. Signore, si allontani. Non può stare. Sentire la puttanata che dicono. Signore, si allontani. Signore, per favore. Posso. Per vuole favore. Anche la depienza? Tanto ti becca bella denuncia da parte mia. Allora, quello che vi voglio far capire è che io sto riducendo tutto ai minimi termini, perché per quello che avete fatto vi potevo assegnare tentato omicidio a tutti, ok? Sì. E non voglio farlo, perché non siete mai stati schedati, ho controllato personalmente. Va bene? Sì. La cosa minore che posso fare è revocarvi il porto d'armi. L'unica ammenda che posso mettere, siccome non siete stati schedati, è che il porto d'armi potete pagarlo per servizio di strato. Sì, su cauzione. Sì, okay. C'era l'unica ammenda è quella lì. 9,5. Grazie, no. Grazie. Mi quanti soldi sono. Grazie, grazie. Questo è il quanto. Mi dispiace, la sentenza è questa qui. Ci sta, va bene. Però va io dico solo per un fatto di sicurezza personale, capito? Perché probabilmente, io ho detto, questi è una settimana che ci stanno a far venire ogni giorno. Indagheremo sul fatto di Alluccio Scampia e Igor Mirkovic. Ah, a proposito di questo, non so se già gliel'hanno accennato, ma sono venuti in armeria a chiedermi... C'erano già detto. Ok, perfetto, basta così, perfetto. Allora, adesso, signor Soprano, io adesso lo so che lei è scosso. Siamo tutti un po' tutti qua. Eddie. Non mi ricordo i nomi, mi rodo solamente Eddie, quello nero va bene, non mi offendo, Eddie. Tranquillo. No, Eddie, non volevo dire quello nero. No, ma tranquillo. Allora. Io lo so che è scosso. Poi da farle. Sì, faccio venire. E lo so che è scosso, lo so che si è pesa una chiave inglese in testa, ok? Sì. Da quello che ho sentito da tutti i testimoni, comunque anche voi avete acceso un po' di aria, ok? No. Un po' di... No. Sì, perché siete arrivati coi toni un po' così, un po' quella. È stato tutto un misunderstanding generale. Ok, sapevo che ci sono delle tensioni, so tutto e quanto. Solamente che non voglio che adesso lei denunci, sicuramente. Lei denuncia, deve denunciare, deve fare quello che vuole. Voglia. Okay? E lo deve fare e lo può fare. Così, agente? Non voglio assolutamente che lei, però, o la sua famiglia, vada... Comunicato sì, quello che ci ha anticipato Broderick un attimo fa. Che cacchio che parla? Ah, vabbè. Allora, dicevo, tutta la sua famiglia non vada a cercare litigi con questo tipo la di la mia persone. Famiglia non l'ha mai fatto, no, era tranquilla al tequila. Io ho attraversato la strada perché quel signore ci dava degli infami, gli ho detto vuoi che parliamo in privato? Da quello che ho sentito anche dagli altri testimoni, appunto lei più che altro che ha detto ne parliamo in privato, ha detto vabbè se vuoi ne parliamo anche fuori, ok? Sì, sì, perché voleva stare da solo con me, abbiamo attraversato la strada. Sì, l'ho vista la bodycam poi, non esatto, so come andata. Quindi, quindi poi era pure un attimo tranquillizzata. Esatto, l'unica cosa, il ragazzo qui adesso è libero di circolare,
Cioè domani me lo trovo davanti a casa, è quello John Quale? Wilson. Quale no, no, quello no. No, perché se come l'ultima volta dopo è libertà vigilata scappa e... No, no, è John White Junior è lì. Ok, sì, lo vedo che è lì, ma anche la... cioè, vabbè. L'unico che si è andato via è l'altro, che è assi difesa. Non gli posso dare tentato omicidio, Certo. Adesso... No, 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 oddio, dare una chiave inglese in faccia, allora, Pucci. Se dà diciamo... tentato omicidio ad uno, lo dobbiamo dare a tutti. Sì, sì. Diciamo che questa qui è rissa aggravata, cioè non rissa a cazzotti, rissa aggravata, rissa con un'arma, ok? Molto semplicemente, anche se bianca. Che poi, vabbè, bianca non è proprio bianca bianca, però vabbè. Beh, io capitano, se vi posso dire un'altra cosa e poi concludo, è la rissa, vi spiego anche come è partita, perché già è, il tutto è iniziato al tequila. Cioè, lui è venuto, perché noi stavamo tranquilli lì a bere, lui è venuto e ha cominciato a dirgli a mio cugino, ah, tu sei un infame. No, no, loro sono gli infami, tutti i soprani. Sì, tutti sì, sopra sono sentito, ho capito come è cominciato. Ah, ok, perfetto. Non è un problema. Adesso dovete pagare $1,600 a testa per il porto d'armi, okay. Se volete che lo lasciamo, altrimenti vi verrà... Le armi però vanno sequestrate, tutto, però... Pago tutto io. Le armi vanno sequestrate a tutti, mi dispiace, però. Sì, le armi... Quindi tutti quelli che hanno le armi le mettano a terra, per favore. Sì. Io... Già, no. C'avete... No, lei no, tutti voi che siete qui, voi tre. Già mai ispezionato. Esatto, bravo. Ok, cavo, scusatemi. Allora... Però trovo ridicolo sequestrare le armi uno che lavora in armeria, ma vabbè. Anche le colpi. Giusto, anche i colpi. Sì. Tutte le armi, i coltelli, tutte quelle che ha lei. Purtroppo il codice penale prevede questo. Posso perquisire? Lei, signor Leone, le sì, già fatto, giusto? Sì, abbiamo già fatto, sì, sì, sì. Signore, scusi, ma il signor Daniel invece... Daniel? L'altro ragazzo. Quello lì che era laggiù? Sì, Daniel Caruso. Quello che era qui, giusto? Che era andato lì, che era là. Sì, maledetto. Sì, sì. Anche lui si sa cosa vostra. Ah, ok. Ah, ok. Prego. Rivera? Posso chiamare a fare le foto? Sì, dai. Rifermi. Signori fermi, Eri. Allora, Ehi. Una volta. Appena tutti quanti. Allora, un attimo solo, che tiro fuori il mio cellulare magico e trovo subito la pena. Tanto è la pena stessa per tutti? Sì, 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 no, perché sennò... Aspettami. Allora. Per tutti i presi... 12 due... mesi 1%, mi sa. 12 mesi 1%. A tutte le 5 persone? Oh, sì, ma che sì. Cazzo? Ma no, come si? No, no, lui no. Lei se ne vada, per favore. Eh no. Oh, cazzo, scusa. Ehi. Allora. Ehi, signore. Resti qui. Ho sputato per terra. Sì. Sono merda, mi ha sputato con la lingua lei. Sì, certo. Si è fermo qui. Cornelius, senti, rissa gravata o 12,5% facciamo? Sì, 12,5%. 12,5, ok. Ciao. Ok, 1-1 allora, tutti quelli che sono... aspetta, ma manca il quarto un attimo, dov'è? Se ne sono presi. E dov'è? 1, 2, qui, e i due signori sono 4, no? Ok, 1, 2, 3, 4, il quinto manca. Il quinto deve essere presente come capitano. Ok, sì. Allora, adesso 1-1, mi mettono con me, lui. Da colore... No, no, tanto siete tutti separati. No, allora, signori, signor Mariani, per favore tutti in fondo in là, ragazzi, mi chiamo 1-1. Signore, lei venga per favore. Sì. Contro sì, questo sì, muro, grazie. Certamente. Volete fare una foto? Esatto. Ah, sì. Purtroppo sì, devo fare sempre un attimo foto modale. Ci vediamo la carta d'identità. Ah, sì, ce l'ho dietro al culo, sono ok, dietro al culo, tocco il culo, così contento anche. Perfetto. Faccio la multa del 5%. Ok, perfetto. $296. Posso un attimo perquisirla, per favore? Come? La perquisisco solo un attimo. Ok, perfetto. Le prendo il cellulare. No, no, ho tutto, avete tutto voi. Ma il click mi ritorna indietro? Almeno quello. Arma no, bianca. Nessun arma torna indietro. Come nessun arma torna indietro? No. Ma a me ne è click. Come mi dispiace. Come ruotare persone? Ecco qua il cellulare. Per favore, allora venga qui. Cazzo. Cioè, ma non posso manco più smandare le ruote, soprano. Che palle.
Ok, ok, perfetto. Buona permanenza, se hai bisogno ci dica. Va bene. Ok, salve. Prossimo. Vado dietro io. Salve. Il prossimo. Il prossimo da incarcerare. Oddio, di nuovo lei. Certo. Sergente? Questa è cosa mia. Marco Esposito chiede se la sua presenza è richiesta ancora. No, andare. Non è più richiesta. Ok. Vabbè, i miei testimoni no, bastardi. No, ma neanche bisogno neanche il signor soprano per i testimoni, non si preoccupi. Nessun testimone. Capisco. Perfetto, prego, vada contro il muro. Mi passi solo come interinità. Ah, il collega, ti riporto a darmi... Ah no, non ce l'ha già più, vero, dopo... Sì, sì, mi faccio la multa del 5%. Al 5? Eh sì, perché diciamo è uno sconto dal 5% invece di fare 24, facciamo 12 mesi. Sa dov'è il posto bello? Vada. Io preferivo fare 12 mesi. Sergente. Anche da solo. Invece di fare 24 mesi facciamo... Non si può fare nulla, questa è decisione del capitano. Wilson. Sì? Il signore qui deve essere multato di nuovo e aumentata la pena, mi dispiace. A chi? Come? Lei signore, il suo portone mi sta venga, drogando. Venga. Procedo un attimo con fare la multa questa, allora. Sì, sì. Ah, ok, diciamo, scusa. Io purtroppo sono arrivato che era già tutto iniziato, non ho No, visto. No, sono 12.416 dollari. Sì, non si preoccupi, ecco qua. Venga, venga un attimo. Sì, metto solo una firma digitale, perfetto. Non capisco, va bene, un secondo. Vabbè, raggiungiamo qualche altro reale. Sì, venga con me. Sì. Capitano? Le devo mettere le manette. Qua. E le devo anche per così. Però ormai la sentenza era già stata data, mi scusi, capitano. No, qua ruota. No, non ci siamo sbagliati, ce ne siamo solo accorti dopo. Vabbè, okay. Cazzi vostri. Prendo il cellulare e provo a guardare i pennelli sopra. Assolutamente. Le metto le manette. Qua. Mi è pieno piano, non si preoccupi. Ciao, anche, grazie. Prego. Vado un po'. Pensa lei, signoria. E 7402, l'hai vero? Scondicino di pena. Vuole che glielo tesero. Così vede un po'. Sì, faccio abuso. Vada. Mi abusi. Perfetto. Se ha bisogno c'è la gente. Ok. Facciamo intanto. Li faccia qua tutto così almeno sta più tranquillo. Ok, venga pure. Qui sul muro. Mi dia la carta d'identità. Perfetto. Ok, faccio la multa del 5% come ho fatto a tutti. Ah, il 5? Sì. John. Ma mica glielo sto facendo a lei. Sono non è un reato. 1.112 dollari. Okay. Già lei è stata aumentata. Perfetto, venga pure. Sta indicando il sergente. Ma scusi, ma perché mi guardi a me? Scusa, quando l'ho fatto Per che arma consegnato al sergente? È una beretta e i colpi non gli so dire. No, mi deve passare tutti. Okay. Ah, sì. Non li ho contati. Vabbè, fa lo stesso allora, il coltello. Ne avevo 24. Le armi e i colpi. Una decina, penso, non mi ricordo. Non posso entrare a due. Tu vuoi pure questa, giusto? È proprio uno schifo. Aspetti. Tutte le armi, okay. Non pane. Quindi, okay. Okay. Allora, sì, una decina perché 24 ce li avevo io addosso. Ah, okay. Quindi, dopo aver sparato, saranno stati. No. Secondo me, ho paura. È ufficiale, 10. Le armi 10. Non vanno restituite. Ah, ok. Sì, sì, già me ne hanno sequestrate, non si preoccupa. Tutte le armi. Allora, venga, che procediamo. Che non sento bene. Tutte le armi. Ma scusa, ma ormai mi avete dato la sentenza. Venga. Basta, ho finita qua. Voi siete dimenticati, non sono i miei problemi. Hai sparato. Sergente, ho sparato perché mi sono difesa. Sì, tu con un'arma senza porto d'armi. Ma gliel'ho detto che io ho sparato perché loro mi hanno sparato. Se no io la pistola non la prendevo nemmeno perché non mi serve. Come ve lo devo spiegare? Aircrick l'hai preso però, bello. È mio, Aircrick lo devi spiegare. Mi prendo anche il cellulare e potrei prenderlo sopra. Vabbè, va bene. Se volti devo mettere le manette. Mi butta fuori da qua e le metto piano. Non alzi le mani. Ok, interessa perché sennò poi mettete pure maltrattamento a pubblico ufficiale. Ma qual è il suo codice fiscale? Che cazzo mi sta chiamando? Mio? Sì. Ah, moglie. 648. Ok.
Amore. Niente, c'avevo qua un galeotto. Pensi bene, capitano, che ormai la sentenza è già stata data, Scusi, 648 lei? 648, sì, davanti alla cella. Io ho portato in prigione, no, c'è entrato lui. Arrivederci. Prego il prossimo. E lo mettiamo in questa cella? Sì, la foto è già fatta. Okay. Faccio io. Ok, faccia pure. Ok, il prossimo venga pure qui giù in fondo. Vada pure. Wilson, fai un saltino. Mm-hmm. Opla, qui giù. Venga qui sotto, signor Borghese. Quindi la carta d'identità, per favore. Assolutamente. Ok, verso sotto il muro. Contro il muro. E si rivolti anche verso di me. Perfetto. Faccio la multa del 5%. 5, aveva detto l'1. No, 5, non ho detto poi alla fine. Ho riparato col capitano. Ok, sono 6.031 dollari. Perfetto. Venga pure. Perché il signor Mariani sta in carcere? No, come? Il signor Mariani non deve entrare in carcere. Ok. Chi ce l'ha messo in carcere? Tu hai detto Eddie, niente carcere. E perché sta in carcere? Chi gli ha fatto la multa? Io, ma no. Perché tu hai detto di farlo? A tutti? Per aggressione aggravata? Ma ti ho detto... Wilson, ma mi ascolti quando parlo? Tu metti aggressione aggravata a tutti? No! Vabbè. Ti ho detto, aggressione aggravata al signore, a tutti gli altri revoca del porto d'armi, e all'altro signore che ha sparato, depenalizzato dentro ad omicidio. Ma hanno sparato tutti, anche lui ha sparato. La sentenza è così, punto. Tiralo fuori e dagli i soldi che gli do. Sì, sono 14.000 dollari. A chi? Sì, per me è Fabrizio Soprano. Ma scusi tanto, perché per se avevo detto tutti. Capitano. Uscirà tra pochi minuti. Pochi minuti. Anche lei, vero? Sì. No, lui è quello che ha sparato. Questo ci metti di tasca tua. No, tu hai detto che ha sparato pure lui. Tutti hanno sparato. Tutti hanno sparato, ma... Vabbè, niente, lo spiego dopo. Non stiamo discutendo. Vabbè, capito. Signori, vabbè, ma a posto, capito? Tranquillo. Una giornata da... Uno si difende e poi... non lo so. No, cioè, no, ma lei... no. Mi scusi, lei no. Sì, tranquillo. Io non ho capito più nulla. Non è successo niente, a posto. Salve, ha richiesto una visita. Sì. Vai. Ettore, no. Poi riceverà anche lei i soldi, non si preoccupi. Sì. Usci fuori uno. No, adesso è una domanda, capitano. Sì, tanto sarà uscendo, uscirà da pochi minuti. Capitano. Vabbè, capitano, un attimo. Questo qui. Va bene, ragazzi, io purtroppo è solo chiudere la live, devo staccare, parlo con Cornelius un attimo fuori live, perché tanto io adesso una cosa veloce, però domani torno. Ci vediamo domani, non sì, neanche io ho capito nulla. Ragazzi, vabbè, non vi preoccupate, ma boh, ciao a tutti, ci vediamo domani e grazie per essere stati con me, ciao.